Presente. Anfossi. Presente. Balbiano. Presente. Benedicenti. Presente. Bosco. Rete. Ramardi. Presente. Pagliero. Presente. Campagnolo. Presente. Fasano. Presente. Furgiuele. Presente. Gaspardo Moro. Lo vedo. Microfono. Gaspardo Moro, microfono spento. No, ma avevo perso la connessione, ci sono, grazie. Eccoci. Ghirardi. Presente. Greco. Presente. Gunetti. Io Gunetti l'ho vista. Non c'è più. Vediamo dopo. Limone assente. Martano. Presente. Mascoli. Presente. Olia. Presente. Ronco. Presente. Vabena. Presente, scusate, sono ancora al cellulare, sto per arrivare a postazione fissa, scusatemi. Tacco. Presente. Sandri. Presente. Tagliavia. Presente. Faraldo. Presente. Zullo. Non lo vedo ancora. Quindi manca okay. Limone, Zullo e... Che non ci sarebbe stato per il lavoro. Manca Zullo e Gunetti però. Zullo sta entrando e quindi probabilmente ha problemi di connessione. Zullo c'è, perfetto. E Gunetti sta entrando adesso. Bene, prego. Ok, scusate, avevamo solo dei problemi di audio. Vi do qualche informazione sulla diretta perché qualcuno mi ha già scritto per messaggio. La diretta non è in questo momento su YouTube, ma è su Facebook e sul sito del comune c'è la stringa che rimanda alla diretta. Quindi chiunque voglia seguirci può farlo. In ogni caso viene registrata nel caso ci sia qualche minuto di assenza della diretta, viene comunque registrato e verrà poi caricato e rimarrà agli atti tutta l'intera seduta del Consiglio Comunale. Quindi dovremmo essere a posto dal punto di vista tecnico. Se ci fosse qualche problema voi segnalatemelo e io in diretta al supporto tecnico lo risegnalo. Abbiamo adesso alcune comunicazioni, mi ha chiesto la parola il consigliere Ghirardi, prego consigliere. Buonasera a tutti, ho chiesto questo intervento che è una comunicazione ma in realtà vuole essere un ricordo e intendo ricordare in questo contesto Gabriele Piovano che come sapete è scomparso qualche giorno fa e ha avuto numerosi e importanti ruoli nell'ambito della disabilità, soprattutto nel terzo settore, interfacciandosi con diversi consessi politici e io con lui ho avuto alcune occasioni di vita condivisa in cui ci siamo confrontati spesso anche in maniera accesa sulla nostra concezione di disabilità, spesso radicalmente diversa. In ogni caso per me è comunque stato un punto di riferimento all'interno di determinate esperienze alla fine delle quali ho anche scelto successivamente di discostarmene perché non le ho pienamente approvato una volta vissute, ma le ho vissute grazie a lui, per cui di questo lo ringrazio e quindi per me sono giorni difficili, parlare questa sera è complesso, ma ci tenevo a rimarcare questo fatto in questa serata, per cui
chi magari lo conosceva o ha avuto l'occasione di approcciarsi a lui in qualche maniera, se a partire da queste parole che sto dicendo verrà poi in privato che ne parliamo e condividiamo quanto in realtà ci sarebbe da dire, ma il tempo chiaramente non è molto, io sono a disposizione di tutti e penso che il fatto che si parli di lui gli farà grande piacere, perché per lui in ogni caso la disabilità è stata una cosa vissuta in modo pieno e l'ha vissuta con molta trasparenza e in un modo che dovrebbe essere da esempio per tutti. Per me lo è, e lo è in particolare in questi giorni dove sto facendo una scelta sulla modifica di un ausilio, di una carrozzina in specifico, e sicuramente farlo in questi giorni è particolare perché lo faccio con un esempio di una persona che le carrozzine le ha sempre utilizzate senza difficoltà e come strumenti di vera espressione di sé, per cui se arriverò a fare come lui raggiungerò un buon obiettivo, ma sicuramente è un obiettivo lontano, comunque ci provo e grazie di avermi concesso questo ricordo e buon lavoro a tutti. Grazie consigliere, ha chiesto adesso la parola l'assessore Virelli, prego assessore. Grazie Presidente. Allora io credo che concordiamo tutti sull'immenso valore del volontariato e sul valore degli scopi sociali perseguiti dai soggetti che vi operano. Nell'intento di agevolare e offrire maggiori possibilità alle organizzazioni di volontariato, che sono sempre alla ricerca di spazi, si è pensato e vorrebbero reperire sul mercato privato locazioni, magari anche contratti o concessioni a condizioni favorevoli. Si è pensato come amministrazione di provare in via sperimentale a proporre l'esenzione dell'IMU, di modificare il regolamento dell'IMU, proponendo l'esenzione dal pagamento dell'IMU ai proprietari che saranno disponibili appunto a concedere in locazione o a condizioni favorevoli alle associazioni che sono regolarmente iscritte al registro delle associazioni di volontariato, albo regionale, che ora è in corso di modificazione, diventerà il famoso RUNS. Andremo quindi a ragionare su quali potranno essere le possibilità, nell'ottica anche di avere la possibilità di vedere anche utilizzate, riutilizzate, tornare a nuova vita anche beni immobili che in questo momento sono magari abbandonati. Volevo anticipare questa cosa, condividerla con tutti, perché ci sembra comunque un ottimo modo per andare a sostenere le organizzazioni di volontariato. Grazie. Grazie assessore. Ha chiesto adesso la parola per tre diverse comunicazioni la consigliera Sacco. Prego per la prima. Non so se le faccio entrambe lei, perché in realtà me l'ha chiesta a nome di sia suo che di Varaldo. Non so se le fa tutte lei o si scambino. Ma in realtà la motivazione per cui sono state trasformate, perché non ho capito bene e vorrei anche l'intervento del segretario, il question time, come viene seguito in diretta, cioè come viene seguito insomma la questione del question time. Posso rispondere prima io, poi io ovviamente passo la parola nel caso al segretario. Beh, in ogni caso una era già una comunicazione, quindi la prima sarebbe stata una comunicazione. La questione dei question time, come sapete dal regolamento, se ne possono fare tre per ogni, anzi se ne possono presentare quanto si vuole, ma avranno risposta tre per ogni consiglio comunale. D'accordo originale con i capigruppo, all'inizio di questa modalità si era detto di farmeli avere a me, che io li avrei raccolti o via mail o via WhatsApp prima della seduta. Combinazione nel pomeriggio di oggi me ne sono arrivati già tre, tra l'altro con l'intero testo e via mail, quindi il criterio della scelta non può essere quello temporale. In ogni caso giovedì avremo un'altra capigruppo e ci sarà modo di eventualmente discuterlo. Non posso usare altro criterio se non quello temporale, purtroppo per la scelta. Comunque il segretario non so se vuole aggiungere qualcosa, prego.
Ma ripeto, noi abbiamo l'articolo 40 del regolamento del Consiglio Comunale che, non pensando sicuramente alle modalità telematiche in cui oggi ci troviamo, gestendo in videoconferenza le sedute del Consiglio Comunale, logicamente regolamenta che a inizio della seduta i consiglieri possono presentare i quesiti. È evidente che di presenza quello che fa la cronologia dei primi tre eventuali quesiti a risposta immediata è il tavolo fisico del presidente. In questo caso qui la priorità, adesso non ricordo se è stato solo discusso, ricordo anch'io che forse ne avevate parlato, come diceva prima il presidente, non mi ricordo sinceramente se abbiamo verbalizzato dei criteri precisi, da che ora inizia. Probabilmente possiamo cogliere l'occasione per farlo già giovedì in modo più puntuale, così tutti sanno come autogestire questa possibilità. Insomma, non posso dire di più perché non abbiamo stilato un regolamento ad hoc per le sedute telematiche, pensando fosse una cosa momentanea, ma che di volta in volta ci crea sicuramente qualche problema di tipo organizzativo. Sicuramente potremmo andare ad approfondire. Magari a ritornare in presenza. Vabbè, quello. appunto, visto che dalla nostra scelta, ma non sarebbe una male. Una condizione più grande di noi. Comunque si era detto così, non a caso gli altri proponenti hanno inviato addirittura via mail con l'intero testo il question time. Ricordo chiaramente che in un'altra seduta il consigliere Furgiuele, che avrebbe presentato due question time, ne ha potuto presentare solo uno perché l'altro sarebbe stato il quarto e quindi è rimasto fuori dalla seduta. Comunque è da regolamentare. Andiamo avanti con le comunicazioni, prego. Allora, domenica 9 maggio era una bellissima giornata per la nostra città, con il passaggio della carovana rosa del Giro d'Italia. Peccato che qualche buon tempone abbia voluto rovinarla con degli striscioni abusivi affissi lungo le strade chieresi dove transitavano i ciclisti. I soliti ignoti, a caccia di un attimo di attenzione, hanno pensato bene di insultare il presidente Alberto Cirio, che da 2 anni sta lavorando per il bene del nostro Piemonte ed affrontando fra mille difficoltà in maniera egregia la pandemia. Ma la cosa che ha infastidito di più è che quei striscioni, realizzati in maniera rozza su un nastro di plastica, potevano essere rimossi in un attimo. Bastava un po' di buona volontà da parte dell'amministrazione. Non voglio neppure pensare o azzardare che li abbiano lasciati intenzionalmente, ma non è comunque scusabile che al passaggio del giro fossero ancora lì, in bella mostra e pure dopo la gara. Personalmente avremmo fatto la stessa comunicazione se si fosse trattato di ridicolizzare il sindaco della nostra città, Sicchiero, perché riteniamo che il rispetto per le istituzioni non deve assolutamente avere colore politico. Noi speriamo sempre che la nostra città riesca a distinguersi, soprattutto in fatti negativi e offensivi come questo. Grazie. Grazie consigliera, prego per la seconda comunicazione. Sì, allora io volevo fare questa comunicazione perché ci risulta che il 6 maggio il presidente Roberto Pezzini dell'Associazione Comitato Centro Storico di Chieri abbia scritto all'indirizzo dell'assessore Quattroccolo e della responsabile dell'ufficio tributi dottoressa Maina per chiedere un incontro in merito all'invio di cartelle relative ai tributi del 2015 non versati ai commercianti. A parte che si tratta di un'attività doverosa, ma forse proprio in questo anno così difficile da valutare con maggiore attenzione, sembra però che la ICA non abbia fatto un buon lavoro e generando quindi non pochi problemi ai commercianti, tanto che il presidente chiedeva un incontro per fare chiarezza perché pare che non ci sia molto dialogo con la ICA stessa.
Ad oggi però ci risulta che tale incontro non sia avvenuto. Volevamo comunicare il nostro dissenso a tale comportamento dell'amministrazione comunale e ad invitare l'assessore ad attivarsi per spiegare il motivo di questo comportamento, vista l'importanza e l'urgenza, e soprattutto a risolvere la questione comunicandola all'intero Consiglio Comunale. Vorrei che venisse messa a verbale comunicandola all'intero Consiglio Comunale questa decisione e questa risoluzione della questione, qualora ci fosse. Grazie. Grazie consigliere, prego per la terza comunicazione. Sì, la terza comunicazione che voglio rivolgere a questo Consiglio Comunale è ciò che mi riferiscono alcuni residenti della zona di via Canonico Sona, angolo via Tolve, che questa mattina dei tecnici della ditta, loro dicono Freeway, facevano delle misurazioni con i palloni sonda per, a detta degli stessi, il montaggio di un ripetitore. Non si capisce bene se è un 5G o meno. Considerato che il ripetitore verrà installato in mezzo alle abitazioni e su un terreno adibito a coltivazioni di grano, e considerato che in quella zona da anni stanno chiedendo che venga messa in sicurezza con luci, marciapiedi ed ossi, importanti perché da quando nell'ultimo tratto di via Moncalvo andando in su è stato inserito il senso unico, diciamo che il traffico di strada Roaschia converge tutto su via Sona e nulla è mai stato fatto. Comunichiamo quindi questo Consiglio Comunale a tutti quanti voi la preoccupazione dei residenti, che non comprendono cosa si intende installare, se è lecito su un luogo pubblico agricolo, e comunichiamo il nostro impegno a mettere in sicurezza quella zona molto provata dal cambio di viabilità su via Moncalvo. Quindi mi aspetto, insomma, delle risoluzioni a quanto detto stasera. Vorrei intervenire. Grazie. Ma è solo una comunicazione, Roberto, non prevede la... Se avessi fatto il question time... Sta insinuando però che io non abbia colloquiato... No, non l'ho insinuato. Pezzini, cosa non vera. Ah, per la comunicazione precedente, sì. Intendo. Ormai è già passata però. Chi ha dato il dato? Chi ha avuto, è passata, avevi solo da passata. Intervenire Va. Prima, mi risponderai per iscritto, grazie. Chiedo per favore di non battibeccare in questo modo. Andiamo oltre, sono stati presentati due ordini del giorno urgenti, io ne darò lettura e poi andremo a votare per ciascuno ovviamente l'urgenza o meno. Qualora vengano ritenuti urgenti andranno poi discussi come primi degli ordini del giorno. Il primo ordine del giorno è ordine del giorno urgente per chiedere il cessato il fuoco e l'avvio di negoziati di pace Israele-Palestina. È evidente a tutti l'escalation di violenze di questi giorni a Gerusalemme, nella striscia di Gaza, ma anche in tutto il territorio israeliano. Un'escalation a cui assistiamo impotenti come cittadini italiani ed europei e come rappresentanti in tutti gli organismi internazionali e nazionali. Visto che la situazione sembra evolvere verso uno stato di vera e propria guerra, devastante sia in loco che per le conseguenze internazionali che potrà avere in termini di ulteriori conflitti e di terrorismo internazionale, una situazione che lo scrittore israeliano David Grossman ha definito in questo modo: la violenza fra arabi e israeliani ed ebrei è orribile. Spezza ogni idea di coesistenza, la speranza di vivere l'uno accanto all'altro. Disattivo solo dei microfoni che erano rimasti accesi. Sottolineiamo che la città di Chieri nel suo statuto ha significativi riferimenti al tema della pace. Articolo 4,7. Il comune promuove e garantisce i diritti dell'infanzia attraverso programmi operativi integrati. Favorisce la comunicazione e la relazione internazionale, sostiene l'azione educativa delle istituzioni scolastiche con particolare riguardo allo sviluppo di pedagogie centrate sulla cultura della pace, della solidarietà, della giustizia, della responsabilità, garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione scolastica, culturale e professionale,
considera specifica in quanto vitale per il suo futuro la questione giovanile. Comma 9. Il Comune si propone di favorire i processi di integrazione politica istituzionale della comunità europea e delle organizzazioni delle Nazioni Unite, la cultura della pace, della cooperazione fra i popoli, e concorre attraverso il rapporto di gemellaggio con altri comuni dello sviluppo economico, sociale, culturale e democratico. Evidenziamo la partecipazione attiva della città alle iniziative del locale Comitato Pace e Cooperazione, l'adesione al coordinamento Comuni per la Pace e alle iniziative della Tavola della Pace, organismi questi ultimi partecipati da molti comuni, e il fatto che in tale situazione, proprio per l'interesse e il coinvolgimento in tali tematiche, non possiamo non prendere posizione. Riteniamo che sia importante stimolare tutti quelli che hanno responsabilità in merito a fare tutto quanto in loro potere e sfruttare ogni minimale sfera di influenza disponibile per prendere una posizione utile e far cessare il suono delle armi e ricominciare un dialogo difficile ma possibile per promuovere una duplice soluzione istituzionale, due popoli, due stati, e accordi stabili di convivenza. Visto quanto sopra premesso, il Consiglio Comunale di ieri richiede al Sindaco, a nome dell'amministrazione della città tutta, di inviare questo ordine del giorno agli organismi statali deputati, volto a sollecitare il nostro governo e in particolare i soggetti che hanno influenza nelle politiche internazionali, il Ministero degli Esteri, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, gli ambasciatori, ed attivarsi per percorrere tutte le vie per il cessato il fuoco immediato, per continuare la ricerca di una soluzione che possa andare incontro ai bisogni delle due popolazioni coinvolte nel conflitto, per avviare quanto prima un serio e rigoroso percorso di accordi di pace che riconoscano a entrambi i popoli il diritto a vivere in sicurezza entro il proprio Stato e il rispetto dei diritti delle minoranze etniche e religiosi in qualsiasi Stato. Firmato Clara Bramardi, Manuela Olia, Mariella Tagliavia per i rispettivi gruppi consigliari. Andiamo adesso a votare l'urgenza per questo ordine del giorno. Come dicevo, se viene ritenuto urgente, andrà poi a essere discusso come primo degli ordini del giorno. Picchiero. Favorevole. Anfossi favorevole. Balbiano. Favorevole. Benedicenti. Non partecipo al voto. Non partecipo, ok. Bosco. Favorevole. Bramardi. Favorevole. Cagliero. Astenuto. Campagnolo. Astenuto. Fasano. Favorevole. Vi spengo solo gli audio, chi l'ha dimenticato acceso, scusate. Furgiuele. Favorevole. Gaspardo Moro. Favorevole. Ghirardi. Favorevole. Greco. Favorevole. Gunetti. Favorevole. Limone. Ah no, Limone assente. Martano. Favorevole. Maspoli. Favorevole. Olia. Favorevole. Ronco. Favorevole. Sabena. Favorevole. Sacco. Favorevole. Sandri. Favorevole. Tagliavia. Favorevole. Baraldo. Favorevole. Zullo. Non partecipo al voto. O due non partecipanti al voto, due astenuti, tutti gli altri favorevoli. Quindi c'è l'urgenza e verrà trattato questo punto dopo. Il successivo ordine del giorno urgente presentato ad oggetto riapertura delle RSA, controlli per l'applicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute. Premesso che, in data 8 maggio 2021, veniva emanata l'ordinanza del Ministero della Salute, che prevedeva l'immediata riapertura al pubblico in tutta Italia delle RSA e delle strutture residenziali per anziani autosufficienti e dove si effettua assistenza
sociosanitaria rimaste chiuse ed isolate all'inizio dell'emergenza. Quindi da circa un anno e mezzo gli ospiti di queste sono di fatto reclusi senza la minima possibilità di contatto diretto con i loro cari. Allegato all'ordinanza di qui sopra c'è un protocollo che stabilisce tutte le regole per le riaperture in sicurezza. Considerato che si dà atto che l'8 di maggio era accettabile un brevissimo periodo di adeguamento delle strutture stesse per la riapertura, posto che molto probabilmente dette strutture erano già state preavvisate della possibilità di riaprire, ma possiamo concedere un ragionevole periodo per adeguarsi all'ordinanza. Ad oggi, data in cui si scrive, sono trascorsi 10 giorni e risulta che in molte RSA e strutture analoghe l'ordinanza sia inapplicata, che i parenti e amici e più in generale i visitatori siano impossibilitati ad accedere oppure gli venga concesso di accedere con restrizioni che non sono previste nel protocollo dell'ordinanza. Ritenuto che per la fragilità e la sensibilità degli anziani e delle persone più bisognose che sono ospiti non reclusi di queste strutture, per la dignità e i diritti che gli sono dovuti e riconosciuti, per tutto il dolore e la paura che hanno dovuto sopportare in silenzio in questi lunghi mesi di isolamento, per l'impossibilità da mesi di abbracciare una persona cara, di avere un minimo contatto umano con un parente o un amico, per i gravissimi danni psicologici, morali e sociali, per il prolungato distacco dal mondo esterno, ha causato loro che si ritiene che le strutture avrebbero dovuto mettere immediatamente in atto tutte le misure necessarie previste nell'ordinanza e riaprire. Risulta inaccettabile che alcune di esse non osservino l'ordinanza ministeriale, impedendo o rendendo comunque difficile l'accesso alle strutture e la visita degli ospiti. Si ravvisano inoltre gli estremi di gravissime violazioni contro le libertà personali che non andrebbero sottovalutate ed ignorate. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a chiedere immediatamente, senza porre ritardo alcuno, che la Regione Piemonte e l'Assessorato alla Sanità, per competenza, solleciti tutte le strutture piemontesi ad applicare senza ulteriori ritardi l'ordinanza ministeriale e che si attivi personale delle ASL o di qualsiasi organo competente per provvedere ai controlli affinché sia verificata l'effettiva riapertura delle strutture secondo gli standard previsti dal Ministero della Salute, altresì sia a livello locale e regionale che a livello nazionale la stessa azione sia avviata dal Ministero della Salute e dal Governo affinché la riapertura delle strutture trovi piena applicazione ovunque. Rachele Sacco, capogruppo Progetto per Chieri, Tommaso Varaldo, capogruppo Gruppo Misto Chieri. Andiamo adesso a votare l'urgenza per questo ordine del giorno. Picchiero? Contrario. Anfossi, contraria. Balbiano? Contraria. Benedicenti? Non partecipo al voto. Bosco? Contrario. Bramardi? Contraria. Cagliero? Astenuto. Campagnolo? Astenuto. Fasano? Favorevole. Urgiuele? Favorevole. Gaspardo Moro? Contrario. Ghirardi? Contrario. Greco? Contrario. Gunetti? Contraria. Martano? Contrario. Maspoli? Contrario. Olia? Contraria. Ronco? Contrario. Sabena? Contraria. Sacco? Favorevoli, fra 2 giorni la rivedete. Sandri? Contrario. Tagliavia? Contraria. Baraldo? Favorevole. Zullo? Non partecipo al voto. Ho 2 non partecipanti al voto, 4 favorevoli e 16 contrari. Quindi non è stata votata l'urgenza per questo ordine del giorno. Andiamo avanti con l'ordine del giorno del nostro consiglio, passando adesso alle interrogazioni. Scusa.
Sì. I question time. Scusate, scusate, mi sono distratta io un attimo. Hai ragione, grazie Pierluigi. Abbiamo adesso, come detto prima, erano stati presentati 5 question time, ma possiamo dare risposta. Piercarlo, non Pierluigi. Piercarlo, scusatemi. Il primo è stato presentato dalla consigliera Fasano, ad oggetto appuntamento uffici comunali. Grazie Presidente. Ho proposto questo question time, cioè faccio questa richiesta perché ci sono parecchie segnalazioni da parte di cittadini che stanno segnalando la grande difficoltà che stanno vivendo nel cercare di prendere un appuntamento con gli uffici comunali, specie con l'ufficio anagrafe, in quanto non risponde mai nessuno al telefono. Ci viene comunicato che chiamando il centralino si viene smistati all'ufficio competente, ma l'ufficio anagrafe anche dopo 30 minuti di attesa non risponde nessuno. Lo sappiamo che in questo periodo di pandemia tanti stanno lavorando da remoto, ma per l'ufficio anagrafe crediamo che questo non sia possibile. Visto che in questo periodo non è ancora permesso andare direttamente presso gli uffici comunali per sbrigare le pratiche o richiedere documenti, pertanto è indispensabile avere l'appuntamento, riteniamo inaccettabile che si debba stare mezz'ora al telefono per poter essere ascoltati. Pertanto chiediamo al sindaco e all'assessore competente di provvedere a controllare questa situazione e prendere provvedimenti per venire incontro ai cittadini che sono già molto penalizzati nel non poter venire direttamente negli uffici. Questa è un'esperienza che comunque ho fatto anch'io direttamente, perché ho provato a chiamare intanto sia il consorzio che l'ufficio e in effetti ti dicono alcuni: mandi la mail per prendere l'appuntamento. Ho mandato la mail, non ho avuto risposta, ho richiamato e non mi risponde nessuno. Quindi è veramente difficoltoso in questo momento riuscire ad avere documenti. Pertanto chiediamo veramente di adoperarsi per risolvere questa situazione. Grazie. Grazie. Sindaco Sicchiero, prego. Sì, grazie Presidente, grazie Emma per questo question time. Allora, il tema è un po' più complesso. Di fatto non c'entra più il discorso del lavoro da remoto, dello smart working, nel senso che le telefonate sono uno dei primi aspetti che sono stati affrontati già l'anno scorso rispetto al fatto che si potesse essere reperibili anche da casa o comunque fuori dall'ufficio. C'è un tema tecnico che stiamo affrontando, che è quello del trovare libero quando in realtà le linee sono occupate, per cui io invito anche eventualmente a venire a verificarlo di persona, o cioè, è impossibile che io possa citare tutte le telefonate che vengono a cui viene data risposta, ma gli uffici rispondono. Il tema è che quando sono al telefono, l'ulteriore telefonata in qualche caso, e le fattispecie le stiamo verificando e censendo, squilla libero la linea e quindi sembra dall'altro capo che non ci sia nessuno, non si risponda, quando in realtà sono già occupati con telefonate precedenti. Questo cercheremo di ottimizzarlo, quantomeno, mi viene da dire, facendo risultare occupato quando le linee sono effettivamente occupate. Però nel momento in cui mettono giù la comunicazione con cui sono impegnati, potrebbero riprendere quelli che sono in coda. Però non è un sistema nato come diciamo centralino da call center, ma è un sistema di centralino normale, per cui alcune funzionalità o non erano state pensate o non sono configurate in tal senso. Quindi confermo che il problema c'è, quantomeno nella sensazione di non avere nessun tipo di risposta, ma insomma, chiedendo, spero che abbiate anche conferma da parte di altri cittadini che dicono che le linee riescono a prenderle. Poi rispetto a questa comunicazione, anche io stesso ho ricevuto delle segnalazioni in tal senso, le ho spiegate, ma sappiamo che basta fino a un certo punto. Quello che si può dire a chi chiaramente ha la possibilità di farlo e la competenza minima per farlo è che comunque gli appuntamenti si possono prendere dall'agenda direttamente dal sito, questo con chi può permetterselo, nel senso che magari è un po' più smart, glielo si può consigliare e lì dà in automatico la data e l'ora dell'appuntamento senza dover per forza passare dalla telefonata. Comunque noi di questo ce ne facciamo carico, stiamo cercando di censire anche
la tipologia di richieste che vengono fatte per capire, e sappiamo che è così, ogni quanto ricorrono più o meno le stesse domande, perché in questo modo possiamo, andando a censire queste domande, possiamo magari o implementare, aggiungerle nel sito in modo tale che ci sia già la risposta senza neanche telefonare, oppure predisporre una serie di risponditori automatici che possano in qualche modo ovviare al problema. Comunque lo sistemeremo, e grazie per questo quesito. Che mi ha dato modo. Non è prevista la risposta. Grazie, solo grazie. Grazie, sì, quello è sempre ben accetto. Okay, grazie mille. Ha chiesto adesso la parola per un question time il consigliere Benedicenti, ad oggetto sicurezza strada Ambuschetti. Scusami per Carlo per la disattenzione di prima, prego. No, nessun problema, grazie. Sì, questo oggetto è su strada Ambuschetti, che è una strada molto pericolosa ed è una strada che negli anni sono successi diversi incidenti, alcuni anche molto gravi. Ieri è successo l'ennesimo incidente in strada Ambuschetti, fortunatamente forse senza grossissime conseguenze, ma comunque è sempre un incidente, un ulteriore incidente. Probabilmente quella strada, in voglia di andare forte, a non rispettare i limiti di velocità che pure ci sono stati messi dei cartelli di 50 orari. I residenti hanno più volte segnalato la situazione e raccolto anche firme portate in comune per far presente questa situazione, perché possibilmente si fosse messa in sicurezza questa strada. Alcuni hanno anche proposto di incontrare l'assessore competente, se disponibile. L'hanno invitato a venire a verificare di persona alcune problematiche di questa strada. Fra noi della lista per chiedere, con questo question time, vogliamo chiedere all'assessore, penso competente, cosa si è fatto fino ad ora e cosa si intende di fare in futuro per rendere più sicura questa strada, magari anche fino almeno al progetto della rotonda che c'è alla fine, che all'incrocio con strada Andezeno e via San Silvestro. E sapere se l'assessore è disponibile allora ad incontrare i cittadini e venire a verificare di persona. Grazie. Assessore Rainato, prego. Sì, grazie Presidente. Grazie per Carlo per la sollecitazione. Ero a conoscenza dell'incidente che è avvenuto nella giornata di ieri. Il comandante stesso ha preso la chiamata, diciamo, di emergenza. E scusatemi, è andato di traverso l'acqua. E, va bene, sono disponibile. Quello che avevamo fatto era stato appunto scrivere una lettera alla città metropolitana affinché potesse intervenire in tal senso. Ovviamente non è un periodo semplice, inteso dal punto di vista politico, anche per la città metropolitana, perché si tratta di un organo a scadenza a livello, diciamo, di sindaco di città metropolitana. Non, insomma, anche se alcune richieste non dovrebbero cadere nel nulla, saremmo solleciti a richiedere questo tipo di intervento, magari con un incontro in loco. E comunque sì, a me non era arrivata alcuna richiesta di incontro, me lo stai dicendo tu Piercarlo, ben volentieri incrociamoci le agende entrambi e con i cittadini e andiamo a incontrarli, giusto per capire anche quali possono essere i suggerimenti di persone che vivono quella strada, quella criticità. Comunque massima disponibilità. Come ci siamo mossi su altre strade, la SP128 e l'Arezza, ci muoveremo anche in questa direzione sicuramente. Grazie. Grazie Assessore. L'ultimo Grazie. Question time è stato presentato dal consigliere Furgiuele, ad oggetto sicurezza piazzale Croce Rossa. Prego consigliere Furgiuele. Grazie Presidente, ho presentato questo question time a seguito di una segnalazione all'ultimo momento di cittadini e riguarda più che sì la sicurezza, ma anche la manutenzione del verde nel piazzale Croce Rossa. Infatti proprio oggi mi sono recato nel piazzale. Presidente, se possibile le chiederei se si può mandare la foto. Cerco di aprirlo mentre... Grazie.
mi sono recato nel piazzale della Croce Rossa e infatti proprio in quest'area i cittadini, alcuni parecchi anche, lamentavano la mancanza di cura del verde che, come si può vedere dalle immagini, impedisce il corretto transito sul marciapiede. Questo sia per quanto riguarda i normali pedoni, ma soprattutto per i genitori con carrozzina e disabili. A tal proposito, il sottoscritto consigliere interroga il sindaco, l'assessore competente, se ci sia la possibilità di intervenire quanto prima, ma questo è un esempio, però ci sono altri punti della città in cui ci sono situazioni analoghe, quindi se si può intervenire con a monitorare situazioni di questo genere, in questo caso nel piazzale della Croce Rossa e in generale su tutto il territorio cittadino. Grazie. Grazie, okay. Presidente. Prego. Flavia Bianchi, prego per la risposta. Sì, sì, c'è la possibilità di intervenire. Adesso, di fronte a delle situazioni che emergessero come quella segnalata, si può anche intervenire in tempi veloci. Circa la necessità, come dire, di programmare gli interventi, questo deve essere, è l'obiettivo che cerchiamo di perseguire, e bisogna essere, come dire, migliorare la capacità di programmazione degli interventi affinché non ci siano situazioni come quella segnalata. Quindi, come dire, raccolgo la segnalazione del consigliere, non so, e vedremo con gli uffici di poter intervenire nel più breve tempo possibile. Grazie, grazie assessore. Assessore. Passiamo adesso alle interrogazioni. La prima interrogazione, presentata dai gruppi consigliare Progetto per Chieri, Salviamo l'ospedale insieme e Misto Chieri, ad oggetto connessione con fibra ottica zona industriale Fontaneto. Chi espone? Consigliera Sacco, prego. Allora, sì, abbiamo recentemente appreso dai giornali, su richiesta di aziende e di un gruppo di imprenditori chieresi presenti nell'area industriale del Fontaneto, che si procederà alla connessione della zona alla fibra ottica. Prendiamo atto anche di questa buona notizia, rimarcando che tale servizio oggi, nell'ottica dell'industria 4.0, e non solo, sia diventato vitale ed indispensabile. È molto atteso dagli imprenditori che hanno le loro attività proprio in quella zona. Per tale importanza e per avere maggiori dettagli, presentiamo questa interrogazione per capire quali sono le tempistiche di realizzazione e connessione della fibra ottica a tutte le aziende della zona industriale Fontaneto, quante sono le imprese interessate, quale società si occuperà dei lavori di stesura della fibra e quali forniranno il servizio di connessione. Grazie consigliera. Sindaco, prego. Sì, scusate, facevo prima ad alzare la mano reale. Sì, grazie presidente. Dunque, le imprese coinvolte sono tutte quelle che sono presenti nell'area di Fontaneto, nel senso che la fibra verrà portata da una prima mappa che ci è stata inviata da Telecom, coprirà tutta l'area industriale. I tempi però non siamo in grado di dirveli perché sono legati alla stipula della convenzione che non è ancora avvenuta. C'è il dialogo chiaramente tra gli uffici e la Telecom stessa. C'è il dialogo diretto anche con le imprese, che sono quindi al corrente della situazione, sanno, come sappiamo noi, perché da dichiarazioni di Telecom abbiamo potuto, diciamo, pubblicizzare questo fatto, cioè che la fibra verrà portata, ma la convenzione non è ancora stata firmata e ci sono ancora delle modifiche in corso, per cui da lì poi si parte con l'effettiva posa della fibra.
l'adesione evidentemente è facoltativa da parte delle aziende, ma la stesura su tutta l'area ci è stato confermato che avverrà da parte di Telecom. Però purtroppo ad oggi un'indicazione certa non ce l'abbiamo. Abbiamo ovviamente dato e chiesto priorità massima, come saprete, abbiamo anche questo percorso, l'abbiamo pubblicizzato, avevamo chiesto all'altra ditta Open Fiber di andare nell'area industriale, ma non avevamo avuto rassicurazioni sui tempi e sicuramente ci avevano detto che non sarebbero stati entro l'anno, e allora poi, approfittando della richiesta da parte di Telecom di intervenire su Chieri, abbiamo vincolato sostanzialmente il loro intervento al fatto di andare nell'area industriale, e ci è stato accordato questo. La fattibilità c'è, la fattibilità tecnica c'è, per cui insomma ci sono i tempi tecnici per formalizzare la convenzione, così come è stato fatto per Open Fiber, e poi tra l'altro ci sono i sottoservizi già dimensionati a sufficienza per poter procedere, non dico con semplicità perché di semplice non c'è nulla, però non ci saranno grossi interventi a livello proprio di taglio del suolo per poter, se non nell'ultimo pezzo, quello che nel giro di qualche metro dall'azienda, per poter entrare direttamente con il dispositivo per la fibra all'interno dell'azienda. Grazie. Consigliera Sacco, prego. Sì, grazie Sindaco. Sì, infatti sono state, diciamo, molte le sollecitazioni da parte degli imprenditori che hanno attività proprio in quella zona, e che mi hanno anche chiesto, insomma, come avveniva il discorso, insomma, come stava procedendo, diciamo, tutto il discorso. Comunque, indipendentemente dalla società che realizzerà, diciamo, l'impianto, è chiaro che si debba accelerare per permettere alle fabbriche di quell'area di essere al pari, insomma, del resto dell'industria italiana. Diciamo che tra le varie richieste della società c'è quella appunto di conoscere se la società che si occuperà della stesura della fibra sia poi la stessa che fornirà i servizi, oppure se le aziende potranno, diciamo, in autonomia poi svolgere, diciamo, scegliere sul mercato l'azienda che meglio potrà, insomma, in qualche modo accontentare le loro esigenze, ecco. Penso che l'amministrazione comunale su questo si adopererà per soddisfare appunto le esigenze delle attività e i loro bisogni, e di realizzare quanto di loro competenza a livello strategico industriale, per potersi, insomma, risollevare anche da questo bruttissimo periodo pieno di chiusure e di incertezze. Concludo dicendo a questa amministrazione che appunto speriamo che venga fatto tutto in termini brevi, anche perché si parla tanto di 5G, ma il 5G passa anche attraverso, diciamo, la fibra ottica. Grazie. Grazie consigliera. La successiva interrogazione, presentata dai gruppi consigliari Progetto per Chieri, Salviamo l'Ospedale Insieme e Misto Chieri, ad oggetto ritardi nella risposta di accesso agli atti. Consigliera Sacco, prego. Ha il microfono spento? Sì, 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 stavo accendendo. Dunque, l'articolo 43, l'articolo 44 del testo unico degli enti locali, sono i due articoli che chiariscono bene quali sono i diritti dei consiglieri comunali alla partecipazione e all'accesso ad ogni atto presente nella pubblica amministrazione. Contemporaneamente esprimono anche il dovere della stessa di mettere a disposizione gli atti richiesti da qualsiasi consigliere comunale. Nell'esercizio del mio ruolo istituzionale, in data 9 marzo del 2021 alle ore 19:06, inoltravo una richiesta di accesso agli atti per conoscere gli atti che venivano presentati all'ufficio tecnico comunale
e i tempi con i quali l'ufficio stesso li evadeva, con lo scopo di valutare i tempi e i modi di risposta dell'ufficio tecnico alle richieste di accesso agli atti da privati, cittadini e professionisti. Ovviamente su segnalazioni è stato fatto questo accesso agli atti. In data 7 aprile 2021 alle ore 14:13 chiedevo l'accesso agli atti per conoscere le schede e i progetti presentati alla Regione Piemonte per la costituzione del dossier Recovery Plan regionale con date e invio del protocollo. Ad oggi non mi è pervenuto alcuna risposta in merito, siamo oltre i 30 giorni previsti per legge, anzi per la prima sono quasi 2 mesi e mezzo, per la seconda 1 mese e mezzo, e non si è avuta neanche la cortesia di rispondere sul motivo di eventuali ritardi o sul diniego. Alla luce di quanto espresso, con la presente interrogazione, ricordando che un dovere della pubblica amministrazione è garantire l'accesso agli atti da parte del cittadino e ancor di più di chi svolge l'incarico di consigliere comunale entro i termini stabiliti dalla legge in materia, si chiede a quale punto siano le due richieste avanzate. Nell'ipotesi che nel merito ci sia il diniego all'accesso agli atti richiesti o un ritardo dovuto a questioni motivate e fondate, perché non è stata data comunicazione lasciando scadere i termini nel silenzio e nell'assenza di risposta. Grazie consigliera. Sindaco Sicchiero, prego. Grazie Presidente. Dunque io devo parzialmente correggere la consigliera rispetto alla prima parte dell'interrogazione, cioè l'accesso agli atti per quel che riguarda la situazione delle pratiche dell'edilizia, in quanto a noi risulta, abbiamo protocollato nella casella rachele.sacco@pec.it, quindi inviato una PEC, il 29 aprile 2021, la risposta con l'elenco delle pratiche, che sono circa 1800, glielo anticipo, ma poi andrà a vederlo, e con tutto l'elenco delle pratica per pratica della data di protocollazione e la conclusione. Devo darle ragione rispetto al fatto che comunque non si è ottemperato nei 30 giorni, perché si è arrivati a più di 40 giorni dalla risposta che è avvenuta. Non è una situazione di normalità, tra l'altro ha richiesto un'elaborazione particolarmente dispendiosa in termini di tempi, e è stata elaborata compatibilmente con i carichi di lavoro, e su di questo ci scusiamo, nel senso che i 30 giorni, appunto, lo ripeto, non sono stati rispettati, ma non ci risulta quello che viene detto nell'interrogazione, cioè che non sia stata data risposta. Se può lo verifichi, perché comunque è una PEC, quindi di fatto abbiamo la ricevuta. Lei insomma muove la testa negativamente, ma ce l'abbiamo qui. Poi una PEC non mente, quindi di fatto poi ci dirà se l'ha ricevuta o meno. Per quel che riguarda la seconda invece richiesta dell'interrogazione, quindi sul recovery plan, lì è stato probabilmente un qui pro quo, perché nel Consiglio Comunale del 29 aprile abbiamo risposto all'interrogazione, all'interrogazione, tra l'altro c'è stata anche la precedente pubblicazione sul sito dei vari progetti, e data anche la risposta da parte del consigliere Baraldo, che appunto aveva risposto poi all'interrogazione, di aver visto, che avevate ovviamente visto che la pubblicazione fu effettuata, e avevate comunque ritenuto importante che venisse data visibilità durante il Consiglio Comunale, e quindi avevate fatto l'interrogazione comunque, e lì avevo ritenuto per esaurita la richiesta di accesso agli atti, perché chiedeva sostanzialmente quello. Però nel momento in cui, adesso sentendo la sua risposta, mi dicesse no, voglio comunque l'invio dei dossier che sono comunque scaricabili, noi ve lo inviamo, non è un problema, con i tempi che sono di invio della nostra richiesta. Poi di fatto sapete anche benissimo che nel nuovo dossier che la Regione, correndo un po' ai ripari rispetto alle lamentele di centinaia di comuni che non erano riusciti ad accedere a quella prima pubblicazione, ha visto che è arrivato circa 3.000 progetti, e comunque lì ci sono anche
quelli di Chieri. Quindi chiedo scusa se ho dato per esaustivo quella risposta lì e per voi non lo è, ditemelo e procedo. Quindi in tutti e due i casi, nel primo caso abbiamo temperato nei tempi leggermente più lunghi, ma abbiamo temperato, nel secondo c'è stato questo eventuale disguido, se me lo conferma e provvedo subito. Non c'è stata nessuna volontà di non adempiere alla richiesta di accesso agli atti. Grazie. Sindaco, consigliera Sacco, prego. Allora, ringrazio il sindaco per le scuse, va bene. Il discorso è che noi consiglieri comunali, sapendo che abbiamo questi 30 giorni, ci prepariamo anche per i consigli comunali, cioè ci prepariamo anche per svolgere il nostro ruolo istituzionale. Quando ci vengono fatte delle segnalazioni, tipo la prima, dal 9 marzo, se lei dice il 29 aprile, io adesso andrò a controllare, ma non mi sembra, perché ho avuto un problema, se vuol sentire poi gli uffici, l'aggiorneranno sui problemi che ho avuto con la PEC. Comunque è passato del tempo, quindi anche volendo il 29 aprile portare, che ne so, la questione in consiglio comunale, uno non ha la possibilità di poter svolgere il proprio ruolo. Per cui io chiederei di rispettare i 30 giorni, ma so che il sindaco sicuramente ascolterà questa mia richiesta, ma non per Rachele Sacco, consigliere comunale, ma per tutti. Anche perché prima si hanno le risposte, capisco che in questo caso era comunque un lavoro molto oneroso, però prima si hanno le risposte, prima riusciamo anche a dare delle risposte, perché se noi facciamo degli accessi agli atti lo facciamo perché ci arrivano delle comunicazioni. Ci tengo quindi a evidenziare che comunque c'è un ulteriore accesso agli atti che è stato presentato il 28 aprile alle 14:20, quindi siamo quasi allo scadere dei 30 giorni, spero che insomma mi rispondiate nei termini correnti. No, non le risulta che sia arrivato? No, comunque il 28 aprile alle 14:20 vi ho mandato un accesso agli atti sul canile comunale. Grazie. Grazie consigliera. La successiva interrogazione presentata dai gruppi consigliare Progetto per Chieri Salviamo l'Ospedale Insieme e Misto Chieri ad oggetto skate park e BMX park. Consigliera Sacco. Sì, allora andiamo al 2018. Dove un gruppo nutrito di ragazzi chieresi aveva presentato nel 2018 appunto la richiesta di realizzare in città uno skate park, e l'attuale presidente, allora assessore Anfossi, si stava interessando nella scorsa amministrazione a tale posizionamento della struttura in una località anche bene identificata. So che tale impianto era stato anche inserito nei vostri programmi, ma tutt'oggi l'impianto non c'è. Visto che l'epidemia sembrerebbe volgere al termine, che molto presto i ragazzi torneranno finalmente a giocare, uscire, a fare sport, sarebbe utile procedere tempestivamente con quanto espresso tanti anni fa. Molti ne gioverebbero, avrebbero così un luogo dove trovarsi, socializzare, fare sport, magari evitando che si dedichino ad altre attività meno nobili. Nella nostra città mancano luoghi di aggregazioni adatti soprattutto alle esigenze dei giovanissimi. Ad esempio, un altro impianto potrebbe essere quello per le BMX. In realtà potrebbe essere affiancato ed integrato allo skate park, in quanto per certi aspetti, insomma, sono discipline tra loro affini e molto praticate soprattutto dai ragazzi di giovanissima età. Il motocross, tra l'altro, è una disciplina ciclistica che prevede l'utilizzo di una bicicletta particolarmente resistente, di dimensioni ristrette e con ruote abbastanza spesse, che peraltro in luoghi cittadini già si svolge. Fa piacere che il sindaco rida. Quindi con la presente interrogazione chiediamo
A che punto è il progetto di realizzazione di uno skate park ed eventualmente affiancarlo ad un'area utile anche per le BMX, non so se si pronuncia così, per comunque motocross, se è già stata avviata la progettazione, se è stata individuata un'area, quando si intende incominciare i lavori e i tempi di realizzazione, quali sono al momento gli impianti sportivi in fase di realizzazione o progettazione avanzata, quindi cantierabili nell'anno? Grazie consigliera. Assessore Rainato, prego. Sì, grazie Presidente. Ma volevo solo chiedere un chiarimento alla consigliera Sacco, ma sta parlando di un campo da motocross? Perché motocross e BMX sono due robe completamente diverse. Il bike park? Bike perché... park. Ah, ok. Quindi okay. Di bici. Esatto, okay, quindi bike bici park. Classe. Ok, esatto. Non capivo solo la seconda eccezione. Ma sfonda una porta aperta perché anch'io sono stato un praticante in passato di BMX e mi divertivo nelle evoluzioni e quindi è un tema anche a me caro. Come sapete, nello scorso anno, con lo scorso bilancio, avevamo stanziato 60.000 euro per la realizzazione di questa infrastruttura, che però, premetto, andrebbe a servizio solo esclusivamente degli skater. E, fondamentalmente cosa è successo? Come saprete è stato vinto poi il bando di Compagnia di San Paolo, che è andato a finanziare quota parte del parco dell'area Mosso e quindi insomma abbiamo voluto fare una battuta di arresto, non cancellando ovviamente l'intenzione di fare l'opera, ma facendo collimare entrambi i progetti, ed è per questo che siamo in attesa in questo anno di vagliare, far andare di pari passo entrambe le progettualità. Ad oggi, come avrete letto sicuramente dal bilancio, non ci sono le risorse disponibili per la realizzazione dello skatepark, ma abbiamo due strategie di uscita, diciamo, in positivo. Una è sicuramente, speriamo, incrociando qualsiasi tipo di vita, è quella dell'impiego dell'avanzo di amministrazione, che speriamo appunto si riesca a sbloccare. Dall'altra si potrebbe verificare, questo è ancora da verificare perché ci sono altre incognite, è l'applicazione di quota parte delle rimanenze, diciamo, dell'appalto di quello che è il parco dell'area ex Mosso. Quindi questa è un po' la cronistoria, semplicemente rimane la volontà, ma sicuramente esiste già la piastra impermeabilizzata sull'area Caselli. Ovviamente è un'opera che deve per forza andare di pari passo con la realizzazione del parco dell'area ex Mosso, il PEC. Grazie assessore, prego consigliera Sacco. Allora, non siamo molto soddisfatti, non tanto per la risposta, perché ringraziamo l'assessore Rainato per averci chiarito la situazione, ma più che altro per come si è evoluta questa vicenda, nel senso che era il Consiglio Comunale di febbraio del 2019, dopo aver già presentato comunque interrogazioni nel settembre del 2018, e mi ricordo che in riferimento ai tempi di realizzazione proprio l'allora assessore aveva detto queste parole: sui tempi in realtà non è così facile esprimersi, perché stiamo ancora aspettando il preventivo della ditta che si dovrà occupare della riqualificazione e dello spostamento, che in realtà dovrebbe arrivare a giorni. Ci sarà poi un periodo fisico di lavorazione di cantiere per la realizzazione. Quello che posso dire è che l'obiettivo e la speranza è quello di arrivare entro fine di quest'anno, cioè era il 2019, ad avere lo skate park. Si ricorda? Sì, certo, ricorda. Molto bene. Sì. Quindi diciamo che si poteva, diciamo, valutare un intervento più veloce, anche perché questi ragazzi sono anni che insomma aspettano con ansia questa attività, che poi è un'attività sportiva. Io però, visto che l'assessore Rainato ha anche esplicitato il bike park, che era insomma una sua attività che svolgeva da giovane, non posso dirlo perché è giovane ancora,
Diciamo che concludo nel proporre all'amministrazione comunale, che diciamo ha fatto anche un inserimento nel suo programma elettorale, delle varie dichiarazioni sull'utilizzo della bici, eccetera, eccetera, di appoggiare anche questo progetto, che è comunque uno sport ciclistico molto praticato da molti giovani, che hanno trovato anche dei luoghi dove svolgere queste attività, però io spero che in qualche modo si realizzino entrambi, anche perché diciamo che questi ragazzi si inventano delle piste che poi corrono il rischio di farsi male, e poi noi dobbiamo comunque dargli la sicurezza. Poi è una promessa che è stata fatta, quindi spero che venga attuata nel breve, breve tempo possibile. Grazie. Grazie consigliera. La successiva interrogazione, presentata dai gruppi consigliari Progetto per Chieri, Salviamo l'Ospedale Insieme, Misto Chieri, ad oggetto rimozione parcheggio riservato portatori di handicap in corso Torino. Prego consigliera Sacco. Al microfono spento. Sì. Questa interrogazione per ricordare all'amministrazione comunale, dopo tantissimi solleciti avvenuti negli anni, che c'è una situazione che persiste. Attualmente infatti in corso Torino, fra il numero civico 21 e 23, dal marzo del 2016, quindi cioè da oltre 5 anni, sono stati apposti dagli uffici durante la giunta Martano 2 pali antistanti sul marciapiede con relativi cartelli per il posteggio per i portatori di handicap, di cui uno è anche numerato, è riservato a specifica persona che risulta essere deceduta ormai da anni. Quindi non si capisce bene questi pali che cosa siano. Con questa interrogazione si chiede se si ha conoscenza del fatto che la persona per la quale uno dei 2 posteggi è stato riservato è deceduta, e se alla luce di questo fatto non si ritiene opportuno intervenire. Se al comune risulta che il suolo su cui si trovano tali posti auto dedicati sia area privata, e quindi si richiede spiegazioni sul fatto che il comune in passato sia intervenuto su tale area, se l'intervento risulta legittimo da parte del comune perché non si ritiene di sistemare la situazione, lasciando magari un solo posto riservato ai portatori di handicap e ben delineato. Grazie consigliera. Assessore Rainato. Sì, grazie Presidente. Allora, il posto disabile indicato è quello con matricola 1191/12 e risulta effettivamente che la persona è deceduta. Mi viene da dire funesto fu quel parcheggio, perché ricordo che era stato oggetto di anche pagine di Corriere, credo per una vicenda spiacevole che era avvenuta su quei parcheggi lì. Devo dire che l'area è privata, mi è stato confermato dagli uffici, un estratto sotto mano, un estratto catastale di quella che è appunto l'area indicata dalla consigliera Sacco, e gli uffici stessi mi confermano che appunto l'area in questione è privata, e sull'area sono peraltro presenti dei cartelli di proprietà privata, di vieto di sosta, ci sono delle foto che ho scattato. Mi viene anche confermato che nessuna delle ditte, e mi sono rivolto appunto a chi gestisce questo tipo di opere, nessuna delle ditte di segnaletica ha mai eseguito lavori sull'area per conto dell'amministrazione comunale. E dico io a memoria, la Sacco ha parlato del 2016, io avevo in mente il 2017, quei cartelli e quei pali sono apparsi quando c'è stata l'apertura della farmacia a Cento Torri, se non sbaglio. E quindi fondamentalmente deve essere l'amministratore del condominio, dei condomini, comunque di quell'area privata lì, a decidere di cosa fare di appunto di quell'area. È un'area aperta, perché evidentemente per gli esercizi che affacciano sull'area è opportuno tenerla aperta, ma come avrete notato la manutenzione
diciamo, dopo l'apertura del Penny o contestuale all'apertura del Penny, è avvenuta solo sul marciapiede prospiciente all'area privata, quindi non sull'area privata stessa. Grazie, assessore. Non ho capito l'ultima frase. L'ultima frase sulla manutenzione. No, sul palo, sul marciapiede, non ho capito. No, non ho citato pali, ho citato marciapiedi, dicendo che appunto dopo l'apertura del Penny o contestualmente all'apertura del Penny, quando sono stati fatti i lavori lungo il marciapiede, mi risulta che la ditta sia intervenuta sul marciapiede, ma non sull'area privata. Uguale, l'area è privata. Consigliera Sacco, prego. Quindi, cioè, praticamente, adesso io non ho capito bene per la risposta, poi farò un'interrogazione scritta. Cioè, quel numero gliel'ha dato, l'autorizzazione è stata data dal comune, non è stata data, cioè, da nessun altro, nel senso che quel posteggio doveva essere allora all'epoca sistemato da qualche parte, visto che era un posteggio numerato. Comunque, se da quello che mi sembra di aver capito, ma poi farò un'interrogazione scritta sull'argomento, cioè il comune lì non ci può intervenire, i pali non li ha inseriti il comune, la numerazione è stata data dal comune e chissà dove doveva andare a inserire il numero a questo punto, e quindi quel palo numerato lo toglie il condominio o non se ne fa niente. Cioè la famiglia passerà lì davanti, guarderà quel numero e ripenserà alle sofferenze del proprio caro che è mancato. Comunque cercheremo di capire meglio, farò questa interrogazione scritta. Lo so che era privata, ma lo era anche prima, quando è stato dato il numero e quando sono stati infilati quei pali. È un'esattezza questa. Non si può controbattere, mi dispiace, assessore. La successiva interrogazione, presentata dai gruppi consigliare Progetto per Chieri, Salviamo l'Ospedale Insieme e Misto Chieri, ad oggetto taglio dell'erba e manutenzione verde pubblico. Si espone. Consigliera Sacco, prego. Allora, come spesso accade, anzi troppo spesso, soprattutto con l'arrivo della primavera, le strade comunali, i parchi, gli spazi pubblici si riempiono di erba, che cresce fino ad altezze inaccettabili per la sicurezza stradale e per il decoro urbano. A giudicare dalla situazione e dalle numerose segnalazioni, si rende necessaria una più costante e puntuale attività di taglio e un maggiore impegno nella manutenzione del verde pubblico. Ci chiediamo quindi quale sia il piano di manutenzione del verde e l'organizzazione che il Comune ha attuato per effettuare regolari tagli dell'erba in tutto il territorio comunale. Più spesso di quanto crediate, arrivano segnalazioni rispetto ad alcuni luoghi che necessitano di immediati interventi, vista la presenza di erba che ha raggiunto altezze notevoli. In una di quelle che sono state citate nella presente interrogazione, proprio l'altro giorno so che c'è stato l'intervento, evviva! Per quanto sopra, chiediamo a quali soggetti è affidata la manutenzione del verde e il taglio dell'erba lungo le strade comunali, eventualmente se vi sono anche più soggetti, se esiste un piano organico e cronologico per gli interventi di taglio, ovvero quanti tagli sono previsti nel corso della stagione in corso, con quale frequenza e quali sono le azioni per gli altri spazi verdi per garantirne una corretta manutenzione. Assessore Bianchi, prego. Dunque, sì, l'organizzazione della manutenzione del verde si articola secondo due assi, una è la manutenzione ordinaria e l'altra la manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria negli ultimi anni è stata costantemente effettuata, la manutenzione straordinaria quasi tutti gli anni. Quindi, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, generalmente c'è un'impresa
per la manutenzione straordinaria via un'altra impresa, questa come tipo di organizzazione. Con riferimento alla manutenzione ordinaria, che forse è quello che, a cui la consigliera, così, su cui la consigliera ha posto l'attenzione, e intanto vorrei segnalare che proprio vi è stato da pochi giorni l'affidamento ad una nuova impresa, mi pare che sia di questi giorni la firma del contratto, e quindi può anche essere accaduto che tra la chiusura dell'appalto precedente e l'apertura di, e l'avvio di questo nuovo appalto vi possa essere stato una qualche, come dire, soluzione di continuità, che non ci dovrebbe essere ovviamente. Diciamo che anche noi, ci diciamo, riflettendo, cercando di osservare l'anno scorso perlomeno come è andata la manutenzione ordinaria, come si, ci siamo un po' resi conto che forse una puntualizzazione sull'organizzazione della manutenzione ordinaria sia necessaria, cioè fare un po' un bilancio dell'esperienza di questi ultimi anni per valutare se delle correzioni bisogna apportare. Tant'è che mentre per alcuni anni vi era stato un appalto biennale per 2 anni, quest'anno abbiamo pensato di, che l'appalto dell'anno in corso fosse solo annuale, proprio come dire, per utilizzare anche quest'anno come un anno, come dire, di messa a punto e se è il caso di miglioramento dell'organizzazione della manutenzione ordinaria. Tant'è che su questo tema ne abbiamo già accennato in commissione, ma anche con il presidente della commissione dei lavori pubblici, si pensava un po' di avere dei momenti di riflessione di quest'anno sull'organizzazione della manutenzione ordinaria, proprio per vedere se sia necessario apportare dei miglioramenti. Comunque, anche stando proprio alle domande della consigliera, in questi ultimi anni anche nell'appalto appena affidato è previsto mediamente un taglio al mese come organizzazione del lavoro, cioè quindi, come dire, l'importo dei lavori consente di almeno di un taglio al mese, ovviamente taglio dell'erba che non sarà fatta tutti i mesi, ma deve essere concentrata soprattutto nei momenti in cui, come dire, l'erba cresce più velocemente. Però l'organizzazione prevede quindi 12 tagli all'anno nella, diciamo, come organizzazione nella normalità. E poi l'organizzazione sempre della manutenzione del verde prevede anche potature di siepi e arbusti, in questo sempre nelle aree, stiamo parlando delle aree pubbliche, mediamente nelle zone in cui si presenta, con una media di 2 tagli all'anno. La spollonatura dei ricacci degli alberi, soprattutto dei tigli, anche questa è prevista almeno 2 volte all'anno. Poi il decespugliamento dei tratti urbani dei rii, anche questo è un intervento previsto con la manutenzione ordinaria. Almeno 2 volte l'anno la pulizia e il riordino dei cosiddetti tappezzanti, cioè le aiuole nei vari punti della città, dalle rotatorie ai viali e via dicendo. Il decespugliamento delle banchine, dei percorsi ciclabili, normalmente fatto almeno 1 volta all'anno con la manutenzione ordinaria e 1'altra volta con la manutenzione straordinaria. Più altri interventi relativi all'irrigazione quando ce n'è bisogno, soprattutto nei periodi di maggiore siccità, piuttosto che come dire, gli interventi per la sistemazione del parco della Resistenza presso San Giorgio 3 volte all'anno. Questa è un po' l'organizzazione della manutenzione ordinaria, quindi c'è una programmazione. Assessore, la invito alla conclusione perché il tempo è così terminato. Vado verso la fine, quindi c'è un'organizzazione, vorremmo utilizzare quest'anno per, come dire, controllarla in modo particolare per vedere se sia necessario portare avanti gli aggiustamenti. Concludo solo dicendo che la parte di pulizia degli infestanti dei marciapiedi, da qualche anno giustamente non si usano più diserbi chimici, non è, come dire, è affidata al consorzio, cioè non di meno ci parliamo sempre con il consorzio, quindi anche questo deve, questo è un processo che deve essere ottimizzato. Comunque in commissione potremmo insieme, come dire, verificare periodicamente l'andamento quest'anno per vedere se dobbiamo apportare dei miglioramenti l'anno prossimo. Grazie, assessore. Consigliera, prego.
Assessore Bianchi è molto carina, devo dire, mi è simpatica, però cioè, non gira forse tanto la città e mi piacerebbe che lo facesse magari, cioè lei ha letto delle cose bellissime che sicuramente le hanno scritto gli uffici, però non sono quelle che diciamo in qualche modo rappresentano la realtà nella città, perché non è così, altrimenti non ci sarebbero tutte queste lamentele. Probabilmente già il fatto di avere una nuova impresa, magari, che ne so, farà cambiare poi anche il discorso della commissione. Siamo contenti se, insomma, ne parliamo, perché secondo me è un problema molto sentito dai cittadini. Io ci tenevo anche a sottolineare che ricordo che in data 22 febbraio del 2019 veniva approvato il regolamento comunale per del verde pubblico e privato. Quindi abbiamo un regolamento ad hoc, me lo sono andato a riguardare e mi ricordo che in quella seduta votai anch'io personalmente il regolamento, perché mi sembrava ben fatto e soprattutto nelle introduzioni c'erano diciamo degli elementi molto importanti che facevano evidenziavano che la qualità della vita in città e di quanto fosse importante il verde urbano e periurbano. Tra l'altro abbiamo anche la delibera del Consiglio dove dice appunto che il verde urbano, pubblico e privato rappresenta una componente fondamentale del paesaggio con valenza positiva in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltre che per un notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città. Ma quella di educazione naturalistica è importante, perché non è quello che stiamo dimostrando in questi anni. Quindi sono tutti propositi condivisibili che hanno portato all'approvazione di questo regolamento, che però in questo momento si sta un po' disattendendo. Quindi colgo anche l'occasione per ricordare al Consiglio Comunale, quindi soprattutto all'assessore, di sollecitare per esempio la città metropolitana di adempiere ai tagli lungo le strade, per esempio provinciali, che anche quelle sono ridotte abbastanza male. Ma come? Non è che mi risponda, è così. C'era un audio aperto, sì, c'era per sbaglio. Comunque, io spero che questo argomento venga preso a cuore dall'assessore Bianchi, perché veramente i cittadini ci tengono particolarmente e auspico veramente che venga fatta una commissione dove magari riandiamo a riguardare quello che c'è scritto sul regolamento, che non è quello che le hanno scritto probabilmente, o meglio, può essere quello che le hanno scritto gli uffici, ma non è quello che poi accade in città. Grazie. Grazie, consigliera. L'ultima interrogazione, presentata dal gruppo misto di minoranza, ad oggetto antenne ripetitore telefonico presso Piazza Armi Carabinieri. Prego, consigliere Forgiuele. Sì, grazie, presidente. Prego. Allora, premesso che diversi cittadini e residenti in zona hanno segnalato la presenza di antenne ripetitori telefonici, di cui allego una fotografia alla presente interrogazione, preoccupati per le ripercussioni che questi apparecchi possano generare sia sull'aspetto della salute che sull'aspetto dell'impatto ambientale. Dato che è opportuno fornire ai cittadini informazioni in merito, si interroga il sindaco o l'assessore competente sulla tipologia delle antenne presenti nell'area indicata, se in programma ci sono altre installazioni di antenne non solo in Piazza Arma Carabinieri, ma su tutto il territorio cittadino, e un aggiornamento in merito al regolamento comunale sull'installazione dei ripetitori e antenne telefoniche. Grazie. Grazie. Assessore Ceppi, prego. Sì, grazie. Sì, allora, per quanto riguarda la localizzazione indicata nell'interrogazione, in particolare quella in adiacenza alla Piazza Arma dei Carabinieri, attualmente è presente appunto una struttura carrellata che è
temporanea. Su questa sono installati due impianti di telefonia mobile che sono stati autorizzati con un provvedimento dello sportello unico delle attività produttive nella seconda metà del 2020, che sono state posizionate in emergenza in quanto rappresentavano praticamente la rilocalizzazione degli impianti che erano stati danneggiati dall'evento dell'agosto scorso, cioè dell'agosto del 2019, in quanto erano appunto posizionate sulla ciminiera. Quindi ci sono queste due strutture che sono localizzate in modo temporaneo su questo palo. Quello che poi si vede, diciamo, oltre a quello c'è un altro palo che è invece stato autorizzato nel dicembre scorso, che è per l'impianto definitivo, quindi questo è in corso di realizzazione e non è ancora attivo, quindi diciamo che c'è in questo momento una coesistenza di due pali, ma nel momento in cui quello che avrà un carattere definitivo sarà ultimato, il precedente, quindi quello temporaneo, verrà in qualche modo sostituito. Per quanto riguarda in questo momento altre richieste, abbiamo una richiesta invece nella zona dell'area industriale, quindi nella zona Fontaneto, dove è in corso di definizione ancora l'individuazione su un'area di proprietà del comune, diciamo all'altezza del parcheggio Olia, zona cartotecnica, e quindi si sta definendo quale localizzazione verrà interessata da questo nuovo impianto. Invece, per quanto riguarda la revisione del regolamento comunale, è stato individuato il professionista ed è stata fatta stato fatto con lui un recente confronto rispetto a quelle che erano le specifiche del bando per il quale lui aveva presentato offerta, a seguito di chiarimento rispetto a quello che veniva richiesto e definito. Diciamo che si è definito l'avvio dei lavori, quindi è stato firmato il contratto e dovrà iniziare, insomma, la sua attività. Quindi queste sono le risposte che posso fornire. Grazie. Grazie, assessore. Consigliere, prego. Ringrazio l'assessore, mi ritengo soddisfatto delle risposte. Segnalo solo che, non essendo un tecnico, ma mi faccio da portavoce dei cittadini, il sogno sarebbe sempre quello di posizionare le antenne fuori dal centro abitato, naturalmente. Questa sarebbe la situazione ottimale. Comunque aspettiamo a vedere il regolamento in merito. Ringrazio ancora l'assessore. Grazie, consigliera. Sono terminate adesso le interrogazioni, possiamo quindi andare avanti con il nostro ordine del giorno. La prima mozione è stata presentata dal gruppo misto di minoranza e ad oggetto posta elettronica, certificati PEC, gratuita per i cittadini. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Premesso che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, numero 68, è stato disciplinato l'utilizzo della posta elettronica certificata e ne sono state precisate le regole specifiche. Al fine di rendere più efficienti e innovativi i rapporti tra cittadini e istituzioni, con il decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82 viene emanato il codice dell'amministrazione digitale. Il codice è costituito da un insieme di norme che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra la pubblica amministrazione e i cittadini. In particolare, l'articolo 3 bis stabilisce che chiunque ha il diritto di accedere ai servizi online offerti dai soggetti, di cui all'articolo 2,2 lettere A e B, tramite la propria identità digitale.
I soggetti di cui all'articolo 2,2, i professionisti tenuti alle iscrizioni in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6 bis e 6 ter. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6 quater. Fatto salvo previsto al comma 3 bis, chiunque ha la facoltà di chiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6. L'articolo 5 bis stabilisce che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie della informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. L'articolo 6 prevede inoltre che le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3 bis producono quanto al momento della spedizione del ricevimento gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono quindi alla notificazione per mezzo della posta, salvo che la legge disponga diversamente. In base all'articolo 48, la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente che ho citato prima, 11 febbraio 2005, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le linee guida. La trasmissione del documento informatico per via telematica effettuata ai sensi del comma 1 equivale quindi alla notificazione per mezzo posta. Considerato che la legge 29 novembre 2008 numero 185, convertito con modificazioni della legge 28 gennaio 2009 numero 2, viene introdotto l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo PEC e di comunicarlo rispettivamente al registro imprese e agli ordini o collegi di appartenenza. In particolare l'articolo 6,9 del decreto legislativo 185 ha stabilito che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti in regola con gli adempimenti previsti nello stesso decreto possano avvenire tramite PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. Con il decreto legge 18 gennaio 2012 numero 179 l'obbligo sopra espresso viene esteso anche alle imprese individuali, nuove o già esistenti. L'articolo 16,5 del decreto legge 185 e il DPCM del 6 maggio 2009 hanno previsto la nascita della CEC PAC, che sarebbe la comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino. Tuttavia, il servizio di CEC PAC o CEC PEC attivo dal 2009 è cessato completamente dal 18 settembre 2015. Dato che il piano triennale per l'informazione definito dall'AGID prevede il diritto per i cittadini all'uso della PEC e l'istituzione di un albo dei domicili digitali a quello già presente per l'azienda e i professionisti, tenuto conto che il ricorso alle comunicazioni per mezzo della posta elettronica certificata nei confronti dei cittadini e delle imprese, oltre che rispondere alle finalità espresse dal decreto legislativo 82 del 15 in termini di maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, consente anche all'ente un considerevole risparmio in termini di costi e di risorse impiegate rispetto al tradizionale invio dei documenti cartacei per mezzo del canale postale. Rilevato che l'utilizzo della PEC consente l'invio ai contribuenti di comunicazioni di
di modelli di pagamento dei tributi, delle entrate, nonché di avvisi di accertamento in sostituzione degli avvisi postali, con un'evidente diminuzione anche della spesa, utilizzando un'anagrafe dei domicili digitali per tutti gli invii verso coloro che scelgono di avvalersi di questa opportunità. Visto che l'attuale diffusione dell'epidemia del Covid-19 rende necessario avvalersi maggiormente di comunicazioni elettroniche al fine di ridurre gli spostamenti fisici, si ritiene quindi utile implementare la comunicazione telematica e sensibilizzare i contribuenti all'utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica attraverso l'uso della PEC per tutti i servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. A tal fine si ritiene opportuno l'acquisto di caselle PEC da distribuire gratuitamente ai cittadini residenti e persone fisiche che ne facciano richiesta, mantenendo sotto la gestione sotto la responsabilità dell'amministrazione comunale. L'attivazione della PEC avrà quindi una durata che questa amministrazione vorrà stabilire, con la possibilità di estendere alla scadenza il rinnovo per tutti coloro che ne faranno esplicita richiesta e ne avranno mantenuto i requisiti. Una domanda che mi è stata fatta è come si fa se non bastano in base alle richieste? Naturalmente nei comuni che hanno adottato questa disposizione ci si è avvalsi di un ordine di richiesta, quindi chi prima ha richiesto a questi verrà dato la PEC fino ad esaurimento dell'acquisto del pacchetto. Questa è la risposta. Visto che con delibera di giunta del 2020 anche la città di Torino ha aderito alla convenzione Antella Ruba S.p.A. per l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata PEC da assegnare ai cittadini maggiorenni residenti a Torino che non siano già titolari di un indirizzo PEC, considerato tutto quanto espresso nelle promesse, questo Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad adottare gli opportuni provvedimenti, verifiche e azioni atte all'acquisto e alla distribuzione gratuita di caselle PEC da assegnare ai cittadini maggiorenni che ne facciano espressamente richiesta. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Agunetti, prego. Grazie presidente. Allora, ringraziamo anche il consigliere Furgiuele che ha presentato questa mozione e ci ha dato un modo di riflettere e confrontarci su questa possibilità che ci ha proposto. Abbiamo letto con attenzione la convenzione citata nella mozione fra Antel e Aruba. Gaia, non ti sentiamo Torino, tanto bene. Pensiamo che sia veramente una... Spengo così il video? Proviamo, sì, prova. Ho l'avviso, la connessione internet non è stabile, appena ho tolto... Adesso ti proviamo. Sentiamo bene. Ok, scusate, ma ho problemi di connessione. Dicevo che appunto leggendo questa convenzione citata nella mozione riteniamo questa possibilità veramente una valida opportunità per incentivare i cittadini e fare sensibilizzazione sull'argomento. Naturalmente i cittadini che non posseggono ancora un indirizzo PEC e a questo punto possono avere la possibilità di crearne uno e sperimentare in prima persona i benefici di questo strumento. E anche l'amministrazione crede fermamente nella digitalizzazione e pensa che sia un processo necessario non solo per il periodo di emergenza sanitaria che stiamo affrontando, ma anche per un futuro prossimo, vicino. Quindi ai vantaggi già elencati dal consigliere Furgiuele ci teniamo anche ad aggiungere per esempio anche dal punto di vista ambientale, che sicuramente è un punto a favore considerata l'altra crisi, quindi che stiamo vivendo, ovvero la crisi climatica.
Comunque, considerato ciò che è stato appena evidenziato, la maggioranza approverà questa mozione, ma ci teniamo a precisare che approfondiremo il discorso per scegliere le modalità più congrue a seconda delle esigenze della nostra città e i nostri concittadini. Grazie. Grazie, consigliera Gunetti. Ci sono altri interventi? Qualcun altro vuole intervenire? Consigliere Furgiuele, prego. Ha il microfono spento. Luigi, ha il microfono spento. Mi sente, Presidente? Sì, adesso sì. Ok. Ringrazio la consigliera Gunetti e sono contento che il Comune di Chieri abbia preso questa opportunità per sviluppare un discorso che sicuramente credo porterà dei benefici su tutte le fasce di età, quindi a partire dai più giovani ad arrivare ai meno giovani. Quindi ringrazio e grazie Presidente. Prego, il consigliere Bosco voleva intervenire. Ma se mi è concesso solo una dichiarazione, certo, di voto. E allora aspetta solo un attimo, Franco, chiedo se qualcun altro vuole intervenire. D'accordo, Presidente. Ci sono altri interventi, se no passiamo alle dichiarazioni di voto. Nessuno? Allora passiamo pure alle dichiarazioni di voto e faccio parlare il consigliere Bosco, prego. Ma devo dire che anch'io mi trovo perfettamente d'accordo su questa posta elettronica, però ne approfitto in questo momento, visto che sicuramente il futuro è lì e lo capisco benissimo, però vorrei, così mi rivolgo anche al sindaco, che la gente anziana come me, come tanti che sono come me, hanno ancora bisogno di un contatto un po' diverso. E anche qui sono d'accordo con la Fasano quando dice che per avvicinarsi al comune è sempre difficile. Io credo che bisogna trovare in qualche modo, perché molti cittadini hanno difficoltà, soprattutto su queste poste elettroniche, che sicuramente il futuro è lì, però questo trapasso bisogna ancora avere pazienza e avere un occhio di riguardo per tutti quelli che non hanno questa attitudine per questa evoluzione. Mi sono permesso di fare questo invito al sindaco, come d'altronde l'ha fatto anche la Fardano, perché credo che sia necessario. Naturalmente voterò a favore. Grazie. Grazie, consigliera. Altre dichiarazioni di voto? Fasano, prego. Ricordo che siamo nella fase delle dichiarazioni di voto. Sì, okay. Ma io avallo completamente la richiesta del consigliere Fuggiuelli, quindi sono favorevole, anche perché non più tardi di questa mattina mi sono recata in posta a fare una raccomandata, ho speso ben 7 euro, mentre invece avessi avuto la PEC così disponibile li avrei risparmiati. Quindi è vero che Bosco dice giustamente c'è bisogno di andare in comune, però è una grande opportunità comunque per tutti i cittadini, quindi voterò senz'altro a favore. Grazie. Grazie consigliera. Sindaco ha chiesto la parola, credo, perché è stato citato da Bosco. Sì. Prego. Beh, diciamo con la scusa di dichiarare che l'ha già detto la consigliera Gunetti che voteremo a favore, vorrei solo chiarire, ma molto molto velocemente, soprattutto a Franco, che è un'opzione questa, quindi non va a togliere il flusso attuale, quindi è un'opportunità per chi la voglia o possa sfruttare, quindi che tra l'altro consentirà anche, adesso non dico nell'immediato, è solo per il comune in generale, è un'innovazione che consente di liberare degli spazi per chi invece andrà sempre a sfruttare gli uffici e il rapporto umano, perché non è avvezzo all'utilizzo dei computer, per cui è un'evoluzione che ha aspetti positivi, direi, sotto tutti gli aspetti. Grazie. Grazie. Consigliere Cagliero, prego. Sì, io mi asterrò dal voto per due motivi. Il primo
perché condivido in pieno il pensiero del consigliere Franco Bosco, e secondo perché ritengo che tutto ciò che è gratuito non venga valorizzato ed apprezzato come deve essere, anche perché il costo di una casella di posta certificata è estremamente ridotto. Quindi ritengo che tutti coloro i quali ne abbiano la necessità non sia una spesa eccessiva da poter sostenere, anche perché il costo annuale di una casella di posta certificata è sicuramente inferiore del costo di una raccomandata annua. Quindi ritengo che proprio nell'ottica che ciò che è gratuito non viene valorizzato, ritengo di non voler appoggiare questa mozione. Grazie consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passerei quindi adesso alla votazione. Sicchiero. Favorevole. Anfossi favorevole. Balbiano. Favorevole. Benedicenti. Favorevole. Bosco. Favorevole. Bramardi. Favorevole. Cagliero. Astenuto. Campagnolo. Astenuto. Fasano. Favorevole. Furgiuele. Favorevole. Gaspardo Moro. Favorevole. Ghirardi. Favorevole. Greco. Favorevole. Gunetti. Favorevole. Martano. Favorevole. Maspoli. Favorevole. Olia. Favorevole. Ronco. Favorevole. Tabena. Favorevole. Sacco. Favorevole. Sandri. Favorevole. Chiudete poi solo dopo i microfoni, sennò diventa complicato seguire. Tagliavia. Favorevole. Baraldo. Favorevole. Zullo. Favorevole. Due astenuti, tutti gli altri favorevoli. Il tempo, i primi 90 minuti sono terminati, quindi passiamo adesso alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno e poi eventualmente torneremo alle mozioni e ordini del giorno. Il primo punto da mettere in votazione è l'approvazione dei verbali del Consiglio Comunale della seduta del 29/04/2021. Pongo in votazione. Sicchiero. Favorevole. Anfossi favorevole. Balbiano. Favorevole. Benedicenti. Favorevole. Bosco. Favorevole. Bramardi. Favorevole. Cagliero. Favorevole. Campagnolo. Approvo. Fasano. Approvo. Furgiuele. Favorevole. Gaspardo Moro. Favorevole. Ghirardi. Favorevole. Greco. Approvo. Gunetti. Approvo. Martano. Approvo. Maspoli. Approvo. Olia. Favorevole. Ronco. Approvo. Sabena. Favorevole. Sacco. Approvo. Sandri. Favorevole. Tagliavia. Favorevole. Baraldo. Favorevole. Zullo. Favorevole. Tutti favorevoli. Il successivo punto all'ordine del giorno è il bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, prima variazione di bilancio d'urgenza della Giunta Comunale ratifica. Assessore Quattroccolo, prego. Grazie. Dunque, sì, non è molto complessa la questione, si propone al Consiglio Comunale ratifica di una deliberazione della Giunta numero 66 del 28 aprile, contenente la prima variazione di bilancio d'urgenza. Questa delibera in buona sostanza conteneva
diciamo, la modifica del bilancio di previsione sia in termini di competenza che di cassa per realizzare, diciamo così, due progettazioni per le quali si erano ottenuti dei finanziamenti. Una di queste due progettazioni è quello, il PUC, i progetti utili alla collettività, e l'altro il progetto playground civico. La sommatoria dei due contributi è di 40.928 euro. Il contributo per l'iniziativa più sul versante delle politiche giovanili ha una somma di 28.928 euro, mentre invece il contributo per il progetto sul versante delle politiche del lavoro ha ricevuto una somma di 12.000 euro. Questo è quanto il contenuto della questa variazione d'urgenza. Se ci sono domande. Ci sono interventi? Qualche domanda? Nessuno? Dichiarazioni di voto? Ok, quindi pongo in votazione anche questo punto. Picchiero? Favorevole. Anfossi, favorevole. Balbiano? Favorevole. Benedicenti? Astenuto. Bosco? Consigliere Bosco? Non lo vedo più. Sì, in realtà è connesso, lo richiamo dopo. Bramardi? Favorevole. Cagliero? Astenuto. Campagnolo? Astenuto. Fasano? Astenuta. Furgiuele? Astenuto. Gaspardo Moro? Favorevole. Ghirardi? Favorevole. Greco? Favorevole. Gunetti? Favorevole. Martano? Favorevole. Maspoli? Favorevole. Olia? Favorevole. Ronco? Favorevole. Sabena? Favorevole. Sacco? Contraria. Sandri? Favorevole. Tagliavia? Favorevole. Baraldo? Contrario. Zullo? Astenuto. Il consigliere Bosco c'è, è tornato? Sì, problema fisiologico, favorevole. Va bene. Abbiamo quindi due contrari, 6 astenuti e 16 favorevoli. Bravo. Tengo solo l'audio. Ok. Questo punto ha l'immediata eseguibilità, quindi come sempre la diamo, diciamo, per approvata, a meno che ci sia qualcosa da mettere a verbale. Consigliere Benedicenti, perfetto. E anche il consigliere Zullo, giusto? Esattamente. Zullo e Benedicenti astenuti. Grazie mille. Il successivo punto all'ordine del giorno, il documento unico di programmazione sezione strategica 2019-2024 e sezione operativa 2021-2023 e bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, prima variazione ordinaria e prima applicazione dell'avanzo di amministrazione. Assessore, prego. Grazie. Sì, la peculiarità di questa prima variazione è su due aspetti. Il primo, naturalmente, è una prima applicazione dell'avanzo di amministrazione per qualcosa in più di 1 milione di euro. C'è un'applicazione dell'avanzo vincolato per 825.000 euro circa e un'applicazione dell'avanzo destinato a investimenti di circa 210.000 euro. L'altra peculiarità è il fatto che, come avevo già avuto modo di dire in commissione, viene spostato di un anno l'opera pubblica, quella della piscina,
per consentire la partecipazione a due bandi di finanziamento per circa una sommatoria di circa 8 milioni e mezzo di euro. Quindi, detto ciò, farei una veloce disamina di quelle che sono le voci più importanti dell'avanzo per la parte corrente. Sicuramente mi limito a quelle più importanti e più, insomma, impegnative. C'è un tributo per servizi divisibili, la TASI, un'ulteriore entrata di 15.000 euro, sanzioni, interessi e rimborso, spese di notifica su accertamenti tributari per 20.000 euro, un'altra entrata sempre per il 2021 di ulteriori 17.000 euro per il servizio di sanificazione uffici, ambienti e mezzi per l'emergenza Covid, e sempre per la variazione di parte corrente. Invece questo qui appunto era la spesa, un'altra spesa ulteriore di 21.600 euro per incarichi di progettazione opere da iscrivere nel piano triennale, ed è riferito, se non vado errato, alla progettazione delle opere, quelle sul, diciamo così, relative al bando sulle opere idrogeologiche di salvaguardia, quel bando che andremo poi, quell'incasso che andremo poi a, quel contributo ancora, scusate, che andremo della regione, che andremo poi a inserire nella variazione che seguirà o a giugno, o anzi sicuramente sarà quella di giugno. Altro sul lato corrente 2021 non c'è nulla, poi vabbè il resto è 2022-2023, ma diciamo che quello che in questo momento è più vicino a noi dal punto di vista corrente è questo. Poi, come dicevo, sul 2021 c'è l'avanzo, l'applicazione di questo avanzo di amministrazione che è utilizzato per naturalmente una grande fetta viene presa dalla copertura, e quindi si torna indietro sull'utilizzo del mutuo, sia per il lavoro legato alla riqualificazione dell'area ex scuola di Via Tana al parco pubblico per 370.000 euro, e si torna indietro anche sul mutuo per la ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'edificio ex caserma Scotti, se vi ricordate, per il nuovo utilizzo ad ufficio ed officina per 131.000 euro. Quindi su queste due voci di spesa viene meno il mutuo e viene utilizzato l'avanzo di amministrazione. Altre voci importanti sono, c'è un incarico professionale per valorizzazione patrimonio. Faccio un elenco un pochettino più puntuale delle voci. C'è poi una spesa di manutenzione straordinaria degli edifici di patrimonio di proprietà comunale, l'acquisto di attrezzature per il potenziamento del servizio della polizia municipale, 56.000 euro, intervento di bonifica amianto scuola Nostra Signora della Scala 36.600, 50.000 euro per la manutenzione straordinaria di impianti sportivi. Abbiamo poi 80.000 euro per l'incarico professionale per la redazione del piano generale del traffico urbano PGTU. Sul capitolo riguardo il servizio cimiteriale ci sono 50.000 euro per gli interventi di risanamento e adeguamento funzionale di tutti i cimiteri, naturalmente, non solo di quello centrale, 70.000 euro per la ristrutturazione di alcuni loculi del primo ampliamento del cimitero, in questo caso del cimitero centrale, e poi 50.000 euro per l'incarico professionale per la redazione
del piano regolatorio cimiteriale di cui dobbiamo dotarci. Questo è il 2021, come vi dicevo, e su questo 2021 viene applicato questa prima applicazione dell'avanzo di amministrazione. Sul 2022, come vi ricorderete, c'è appunto la variazione anche delle opere pubbliche. In entrata c'è questo contributo del Ministero per lavori di riqualificazione energetico della scuola infanzia di Lazzaretti, via Lazzaretti, e anche qui l'altro bando a cui parteciperemo per sempre del Ministero dell'Interno per la demolizione e ricostruzione dell'edificio originario della scuola dell'infanzia di Porta Garibaldi. Per questo secondo investimento la concorrenza del bando prevede un massimo di 3 milioni di euro, mentre invece per la riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia di via Lazzaretti parliamo di una partecipazione al bando di 550.000 euro. Naturalmente, come vi avevo anticipato prima, il 2022 non viene più acceso il mutuo per la piscina comunale, che verrà poi, viene quindi spostata di un anno al 2023, ma vengono considerati due mutui in sostituzione, che uno è di 1,5 milioni sempre per l'edificio della scuola dell'infanzia di via Garibaldi, perché il costo complessivo dell'intervento è di 4,5 milioni, per cui 3 milioni sarà quello che speriamo di riuscire a prendere dalla partecipazione al bando, e 1,5 milioni viene a essere, diciamo così, si viene a utilizzare un mutuo. Mutuo che viene anche iscritto per il consolidamento del muro di contenimento, quello di Corso Bozzi, sempre nel 2022. Quindi abbiamo 2 milioni di euro, diciamo così, di mutui nel 2022 per queste due opere pubbliche. Andando nel 2023 abbiamo un mutuo di 4,5 milioni per la piscina, e abbiamo sempre nel 2023 la partecipazione a un altro bando dove la somma massima a disposizione per il comune con la nostra fascia di abitanti è 5 milioni ed è un investimento legato alla rigenerazione dell'area esterna del fabbricato dell'ex magazzino militare Caserma Scotti per la complessiva quota di 5 milioni e 200 mila euro, di cui appunto 5 milioni è il bando a cui parteciperemo. Direi che con questo si conclude in qualche modo l'aspetto un pochettino più evidente di questa prima variazione di bilancio. Ripeto, ci sarà poi una seconda variazione, che è quella legata dove verranno anche, tra le altre cose, ripresi questo finanziamento sulle opere legate al dissesto idrogeologico. Se avete bisogno di ragguagli sulle opere specifiche, scusate, c'è la collega architetto Flavia Bianchi, altrimenti se avete bisogno di qualche altra delucidazione invece sulle altre cose, insomma, ci sono io. Sì, ho la mano alzata di consigliera Fasano. Prego. Una domanda che mi sono dimenticata forse di farla in commissione. Gli 80.000 euro di incarico professionale per redazione piano generale del traffico urbano è una consulenza a un professionista per... No, non è una consulenza,
è un incarico... Un incarico professionale, ok, è un professionista quindi, no? O uno studio, uno studio. Per rifare che cosa praticamente? Vogliamo rivedere dei punti del traffico cittadino? Beh, per rifare il piano generale del traffico urbano che è ormai obsoleto rispetto alla... E quindi cambiare dei sensi unici, fare cose... No, questo di... non, questo... lo vedranno siamo, poi loro. Siamo ancora in una fase pre, voglio dire, ci saranno certamente da rivedere, ci saranno delle linee di indirizzo ovviamente su cui si orienteranno i professionisti o lo studio, insomma, quello che sarà, e saranno queste linee di indirizzo saranno legate ovviamente a quella che è l'evoluzione dall'ultimo piano generale del traffico urbano che ormai è datato, insomma. Mi pare, se non erro, chiedo aiuto al collega Rainato e alla collega Bianchi, che sia ogni 2 anni che vada rivisto PGTU o erro. Non solo che sia gente che gira, che possa girare per Chieri, vedere dove ci sono le code, dove ci si intasa. Sono dei professionisti che fanno... Sì, ma io... Non so se vogliono intervenire gli assessori Rainato o Bianchi. Sì. Forse più sul tecnico, se vuoi... No, ma scusamente perché poi... Consigliera, mi scusi, ma non possiamo fare un botta e risposta in questo modo perché non si capisce niente anche chi ci segue da casa. Se ha un'altra domanda specifica, io le do volentieri la parola. Capire il tipo di incarico, cioè qual era il lavoro che facevano questi professionisti, ma mi ha detto che è lo studio. Non è solo, come dire, da che parte girare i sensi unici, si intende anche, come dire, la questione legata ai parcheggi, piuttosto che la ciclabilità della città, eccetera, eccetera. È diciamo così, uno strumento un po' più complesso, insomma, non è solo quello del cambio dei sensi unici. Grazie. Okay, grazie. Consigliere Giullo, prego. Posso? Sì, prego. Ok, non avevo sentito. No, io voglio un po' riprendere l'osservazione portata avanti da Emma Fasano mi riferisco naturalmente al vice sindaco. Sono un po' preoccupato per questo PGTU. Uno perché, è anni, credo risalga alla giunta Lancione, l'ultimo PGTU mai adottato sostanzialmente, mai messo in atto in termini tecnico. Non vorrei che si portasse avanti un PGTU, anche perché dovrebbe essere ogni 2 anni redatto. Siamo a 2 anni da questa amministrazione. Non vorrei venisse redatto un nuovo piano del traffico urbano senza tener conto delle realtà chieresi, o quantomeno di quelli che vivono la città, perché sennò ci troviamo appunto da capo. Perché Emma Fasano ha ragione, no? Cioè, è vero che non sono solo i sensi unici, ma a Chieri invertire un senso unico o introdurre delle piste ciclabili in zone non ottimali potrebbe creare veramente poi un disastro nell'ambito della circolazione. Quindi io spero, veramente spero, che ci sia il maggior coinvolgimento almeno di alcuni punti di riferimento della città. Mi auguro che vengano coinvolti anche i consiglieri di opposizione, visto che quando sono stati fatti tutti i PGTU fino all'ultimo, quello con la giunta, con l'amministrazione Lancione, sono sempre state coinvolte le opposizioni. Io mi auguro che questa volta vengano nuovamente coinvolte fin dall'inizio, non a pacchetto presentato, perché sennò a questo punto veramente l'opposizione non serve a nulla, gestitevi tutto voi, quindi non presenzeremo neanche nei consigli comunali. Quindi su questa cosa sono un po' preoccupato, lo dico al vice sindaco, quindi sulla base di queste osservazioni mi auguro il vice sindaco, non gestirà lui naturalmente il PGTU, lo gestirà forse la Bianchi, se non ho capito male, e naturalmente anche l'assessore Rainato, quindi mi auguro che tengano conto di queste osservazioni, perché sennò veramente si crea un disastro in città. Grazie. Consigliera Aulia, prego. Sì, ma se vogliono dire qualcosa su questo tema, io cambio tematica. Il sindaco doveva parlare su questo tema qui. Prego, sindaco, e poi do la parola a Olia. Grazie, presidente. Prego. Per inquadrare un attimo ancora meglio il tema, sono
preoccupazioni non le condivido, ma le faccio mie. Insomma, su questo vogliamo certamente tranquillizzare, ci sarà un percorso anche qui il più possibile partecipato, sono dei professionisti, come, cioè, verranno individuati dei professionisti come è sempre stato fatto, e nell'ottica di migliorare la situazione, aggiornarla alle problematiche, alle tematiche attuali, quindi l'obiettivo è quello, certo, non di complicare né di far arrivare qualcuno che si inventi una qualche soluzione impercorribile o quant'altro, insomma, un aggiornamento tra l'altro dovuto, come dicevo, giustamente ogni 2 anni va fatto, si coglie l'occasione anche per ammodernarlo rispetto alle tematiche attuali, alle linee di indirizzo, ascoltando le esigenze del territorio, coinvolgendo le minoranze esattamente come è stato fatto in passato e magari anche di più. Grazie. Grazie. Zullo, sempre su questo tema, vuole intervenire? Ok, allora facciamo parlare prima il consigliere Zullo. E posso, se no se c'era Manuela che sì, no, ma lei voleva cambiare argomento e quindi preferisce parlare dopo, così da concludere. Sì, no, volevo solo chiedere al vice sindaco se mi conferma o se mi dice, naturalmente, le risorse che vengono utilizzate per l'intervento sul PGTU, da dove vengono prelevate? Vengono sempre prelevate dall'avanzo di amministrazione la parte quella legata ai proventi di parcheggi. Però parliamo sempre di avanzo vincolato, ecco, poi, come dire, si poteva anche utilizzare vincolato da oneri, eccetera, eccetera, però ovviamente siamo nel campo della diciamo così, dell'allocazione delle risorse sulla base di quelli che sono le disponibilità. Avremmo anche, se avessimo avuto l'avanzo non vincolato a disposizione, potevamo anche, come dire, utilizzare quello. Io non è una, come dire, il problema non è la fonte di finanziamento in questo caso, nel senso che quella è comunque dovuta alla situazione contingente. Non so, no, se è stato chiaro. Sì, ma l'osservazione nasceva, vice sindaco, semplicemente perché, se non ricordo male, magari sbaglio e ricordo male, ma potevano anche essere usate risorse nell'ambito di quelle che erano i proventi delle sanzioni del codice della strada. Sì, quindi sì, sì, sì. Automaticamente, se noi utilizziamo quelle risorse, possiamo usare le altre risorse per altro, o no? Ma è sempre il, diciamo così, parliamo sempre di totale dell'avanzo vincolato. Quindi non è, come ti dicevo prima, non è una... Non cambia nulla? No, infatti. Anzi, abbiamo, siccome, come leggevo prima, tutta la parte del 2021 è applicazione dell'avanzo di amministrazione, abbiamo dovuto divisezionare, mettiamola così, queste cifre, andando ad allocarle precisamente ognuna o più di una per la finalità. Non so se sono stato chiaro. Faccio un esempio: 370.000 euro che ha sostituito il mutuo sul lavoro sulla ex scuola di Diatana, non sono 370.000 euro, come dire, che arrivano da una partita solo dell'avanzo vincolato, sono più cifre messe insieme, insomma, tanto per spiegarmi. Abbiamo dovuto utilizzare quello, insomma, quindi quello è. Ok, se questo argomento è concluso, passo la parola alla consigliera Olia, prego. Sì, volevo fare 2 osservazioni sull'impiego dell'avanzo per il 2022, che mi trova concorde pur nel rammarico del dover rimandare un'opera importante come quella della piscina, nel senso che sono l'occasione di ristrutturare abbastanza a fondo, perché insomma 550.000 euro per la scuola dei Lazzaretti, che non è tanto grande, è invece una cifra molto consistente per ristrutturare praticamente completamente la scuola, di quasi completamente, almeno non so se sono 5 o 6 sezioni su 9 che sono nella parte vecchia. Credo che siano 2 cose assolutamente rilevanti,
e ben venga anche, come dire, la comparsa del sostegno al muro di Corso Buozzi nel 2022. Quello che sottolineavo, così come insomma la ristrutturazione del pezzo dei capannoni militari, perché mi sembrano importanti opere di ripristino. Quello che volevo anche sottolineare, così come importante, è che la presentazione a bandi, per cui adesso stiamo facendo appunto le corse in consiglio comunale, richiede appunto di solito di essere veloci nel presentare, però consente di avere dei progetti perlomeno della fase della fattibilità, dei progetti di fattibilità comunque nel cassetto, sia che riusciamo ad entrare sia che non riusciamo ad entrare all'interno dei bandi. E siccome è prevedibile che poi fondi per le opere pubbliche nel prossimo periodo, con anche il PNRR, e sul tema degli edifici scolastici e la ristrutturazione degli edifici scolastici era uno dei punti piuttosto sottolineati, insomma, da tutti i webinar che ho sentito, tutte le presentazioni, eccetera, puntavano sul rinnovamento e anche sull'efficientamento energetico del patrimonio scolastico, che è veramente ingente. Quindi benissimo anche il fatto che riusciamo a mettere dei progetti pronti e pronti anche per essere presentati ad altri bandi. Quindi la cosa, insomma, volevo sottolinearla perché mi sembra un utile modo di intervenire e di progettare. Grazie consigliera. Qualche altro intervento? Qualcun altro vuole intervenire, fare domande? Passerei allora alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna? Allora procedo con l'appello per la votazione. Sicchiero? Scusate, favorevole. Anfossi favorevole. Balbiano? Favorevole. Benedicenti? Astenuto. Bosco? Favorevole. Bramardi? Favorevole. Cagliero? Astenuto. Campagnolo? Astenuto. Fasano? Astenuta. Furgiuele? Astenuto. Gaspardo Moro? Favorevole. Girardi? Favorevole. Greco? Favorevole. Gunetti? Favorevole. Martano? Favorevole. Maspoli? Favorevole. Olia? Favorevole. Ronco? Favorevole. Sabena? Favorevole. Sacco? Contraria. Sandri? Favorevole. Tagliavia? Favorevole. Varaldo? Contrario. Zullo? Astenuto. Anche qui sono 2 contrari, 6 astenuti e 16 favorevoli. Come prima c'è l'immediata eseguibilità, credo di poter affermare che Zullo e Benedicenti si attengono, sì, anche per l'immediata eseguibilità. Sì, prego. Sì, sicuro. Benedicenti, okay. Astenuto. Anch'io. Anche Zullo. Qualcun altro? Perfetto, mettiamo a verbale che ci sono questi 2 astenuti. I punti sono terminati, torniamo adesso alla trattazione delle mozioni. La successiva mozione è stata presentata dal gruppo consigliare Lega ad oggetto erogazione di contributi a fondo perduto alle microimprese chieresi danneggiate dalle emergenze economiche e sanitarie da Covid-19. Consigliera Fasano, prego.
Grazie Presidente. Prego. Quindi l'oggetto, l'ha già letto la Presidente, ma lo rileggo, è l'erogazione di contributi a fondo perduto alle microimprese chieresi danneggiate dall'emergenza economica e sanitaria Covid-19. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale del giorno 29 aprile 2021 è stato approvato lo schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, dal suddetto rendiconto è emerso un totale di parte disponibile di diverse centinaia di euro. Rilevato pertanto che c'è disponibilità economica finanziaria del Comune di Chieri, evidenziate le difficoltà economiche in cui sono sottoposte le imprese chieresi, la cui attività è stata sospesa per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di marzo 2021 e dal decreto della Giunta regionale del 6 aprile 2021, per alcune di queste categorie ad oggi il Comune di Chieri non è intervenuto con nessuna forma di sostegno per i danni derivanti dalla chiusura imposta delle attività. Per i motivi sopra esposti, il sottoscritto consigliere, che impegna il sindaco e la giunta comunale a stanziare un contributo a fondo perduto pari ad euro 100.000 da erogare a favore delle microimprese con sede operativa nel territorio comunale. Che il contributo a fondo perduto sia rivolto alle imprese chieresi regolarmente iscritte all'albo delle imprese della Camera di Commercio, la cui attività sia stata sospesa per il effetto dei vari decreti sia del regionale che del Presidente del Consiglio dei Ministri, limitatamente alle categorie di pubblici esercizi autorizzati ai sensi della legge regionale 38/2006, palestre e associazioni sportive, esercizi commerciali non alimentari ubicati all'interno del territorio comunale con esclusione di farmacie, tabaccherie ed edicole. Che le modalità di stanziamento e assegnazione di tale contributo avvengano secondo la proposta allegata alla presente mozione. Grazie. E alleghiamo una bozza di delibera che può essere utile. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono interventi? Olia, prego. Ma ringrazio la collega per aver posto, abbiamo già parlato di tematiche relative agli aiuti in questo consiglio comunale, solo che devo correggere alcuni presupposti su cui è basato su cui è basata la mozione. Innanzitutto non come dire la mozione si basa sul fatto che esiste un avanzo non vincolato, in realtà no, siamo nella situazione opposta, ne abbiamo parlato nel Consiglio Comunale scorso e ne abbiamo parlato da poco in Commissione, quindi diciamo quel margine di cui Emma insomma si fa portavoce in realtà non c'è. In secondo luogo non è poi così, non è corretto dire che il Comune di Chieri non è intervenuto a favore di diverse attività produttive, nel senso che comunque sono stati utilizzati i buoni spesa, cioè alcune delle categorie che sono state citate sono state comunque oggetto o di alleggerimento di contributi tipo le associazioni sportive, c'è stato l'utilizzo degli spazi esterni per fare lo stesso attività sportiva in spazi pubblici del comune di Chieri, i buoni spesa sono stati una possibilità di aiutare il commercio, gli ultimi hanno avuto un buon successo, sono stati dati circa 65.000 euro di buoni spesa che siccome moltiplicavano per altri due il volume del giro d'affari, tutto sommato hanno avuto un buon impatto. Il Comune di Chieri ha utilizzato risorse proprie derivanti dal piano Infanzia 06 per dare contributi ai nidi privati, ha cancellato canoni di utilizzo per associazioni sportive, ha riavviato il mercato non appena possibile fra i primissimi comuni in Piemonte, un lavoro importante di
vigilanza, no? Avete visto come è stata utilizzata sia la Polizia Municipale che la Protezione Civile e tutti i volontari che hanno partecipato. Si appresta, è già stata presentata diverse volte dall'assessore la cifra di 250.000 euro da restituire con la TARI, di cui verremo investiti prossimamente. E in più, io credo che forse questo vada anche sottolineato, il Comune di Chieri non ha sospeso servizi e lavori che erano che invece in altri casi sono stati sospesi, e quindi buona parte dei fornitori, per quanto possibile, hanno lavorato, pagato stipendi ed evitato di mandare persone in cassa integrazione. Quindi ci sembra, insomma, che dire che non è stato fatto nulla non sia attenzione, che avete assolutamente corretto. Dopodiché, quindi la possibilità al momento io credo che non ci sia. Credo che però la mozione possa essere pensata come un qualcosa a cui possiamo pensare nel momento in cui, diciamo, ci siano delle condizioni di bilancio che sono diverse da queste, e visto è possibile che abbiamo una prospettiva in questo senso, non possiamo ancora metterci nessuna garanzia, però insomma penso che sia possibile. Ultima cosa, chiederei l'intervento dell'assessore Virelli, perché proprio sul tema delle aziende, della difficoltà delle aziende, è stata rinnovata la convenzione con la Onlus che gestiva i prestiti, e quindi ci sono delle novità che è importante che possano essere messe anche a disposizione degli altri consiglieri, visto che comunque il Comune di Chieri peraltro compartecipa alla spesa che finanzierà appunto la situazione di prestito. Grazie. Consigliera Fasano, possiamo far parlare riguardo a questo l'assessore? Prego, assessore Virelli. Grazie a Emma e grazie al Presidente. Sì, diciamo che in questi mesi, dopo aver visto quella che era stata un po' la risposta legata all'adesione della convenzione con la Fondazione Operti, che prevedeva dei prestiti da restituire con interesse zero, rivolti anche alle microimprese, ma che arrivavano a una somma di circa 5.000 euro. E tra l'altro devo anche purtroppo rilevare che avevamo riscontrato dei tempi molto lunghi di erogazione degli interventi. Abbiamo riaperto il dialogo con la Fondazione Operti e si sono affacciate anche delle nuove misure. Proprio in questi giorni siamo riusciti a chiudere una nuova convenzione che prevede la possibilità di erogare dei contributi sempre con interessi molto molto bassi, parliamo in questo caso dello 0,4% da restituire in 6 anni, sempre contributi con prestiti erogati con una garanzia che, essendo, vedendo anche partner di questa convenzione, la Fondazione San Paolo, praticamente triplicheranno quello che sarà lo stanziamento che noi mettiamo in disponibilità. Quindi, a fronte di un contributo di 90.000 euro che noi mettiamo sul piatto della bilancia, il San Paolo praticamente ce lo triplica con la garanzia della Fondazione Operti. Saranno 90.000 euro messi a disposizione per le imprese, con contributi che potranno arrivare anche fino alla somma di 20.000 euro. Siamo anche riusciti a portare a casa che queste cifre dovranno essere erogate in termini di tempo molto, molto brevi, quindi siamo riusciti a concretizzare una trentina di giorni al massimo, prevedendo anche la possibilità di dare aiuti a imprese che presentano, diciamo così, una difficile solvibilità, quindi sono veramente in una situazione complessa, per cui non potrebbero trovare una risposta di aiuto favorevole presso nessun istituto. Anche in questo caso sarà possibile erogare un contributo. Questa volta abbiamo dovuto comunque rinunciare a quella che era la leva del triplicare il contributo, però sarà un contributo di 5.000 euro che potrà comunque essere un aiuto
sostanziale e concreto da ricevere subito in tempi brevi. Verrà domani chiusa la partita, delibereremo domani per intenderci, quindi ci sarà questa nuova misura che non esclude la precedente che rimane, ma che sarà ulteriore rispetto a quelle messe in campo. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliera Fasano. Intanto rispondo subito alla Virelli e alla Raffaella. Gentilmente lei mi ha esposto il fatto dei prestiti, ma comunque questi soldi che date, che si daranno, sono sempre prestiti da restituire. Tasso bassissimo, magari anche tasso zero, ma non sono a fondo perduto, quindi sono da restituire. È un po' diverso il discorso che facevo io. Invece per parlare con la Olia era che io non voglio dire che il Comune di Chieri non abbia fatto nulla, perché i buoni spesa so benissimo li hanno presi un sacco di persone ed è stato un gesto giusto e utile, ma tanti soldi arrivavano dallo Stato, non sono stati tutti soldi comunali. Però sono cose indirizzate ai privati cittadini, invece quelli che sono molto in sofferenza in questo periodo, proprio le ultime chiusure hanno fatto soffrire ristoratori, palestre, associazioni sportive e cose del genere. Capisco che io chiedo di mettere da parte 100.000 euro, sono tanti ma sono pochi per un comune come Chieri, un avanzo da 100.000 euro da qualche parte lo si trova volendo, e probabilmente nel giro di poco verranno sbloccati forse tanti altri soldi, quindi 100.000 euro si possono trovare. È un gesto, è poco, 500 euro a piccolo negozio, all'impresa, al ristoratore, al bar, sono pochi, ma è un segnale che comunque il Comune di Chieri si dà da fare per dare una mano. Altre nazioni hanno dato soldi a gogò, l'Italia ha fatto poco, e il Comune, dico 100.000 euro, poteva mettere a disposizione, anzi, comuni dei dintorni in effetti lo hanno fatto. Se mi dite di no è veramente un brutto segnale, ecco. Adesso aspetto la risposta di Olia. Olia, prego. Non volevo rispondere a Emma, volevo dire che ho sbagliato a moltiplicare i buoni spesa, perché la cifra va moltiplicata per 4 e non... I buoni shopping. I buoni shopping, scusate. Perché secondo me c'è questo problema. Esatto. Uno parla di buoni shopping. Spesa. No, ma non, il tema è che adesso non c'è questa possibilità. Ho detto che il metodo, la questione mi sembra complessa e come dire che ci coinvolga tutti. E che quindi possiamo ragionarci insieme nel momento in cui ci sia una disponibilità. Per il momento, al momento, come hai potuto anche constatare, non ci sono avanzi ulteriori. Vedo anche l'assessore Pacello, è meglio che mi corregga lui sull'effetto. Buoni shopping vanno comunque i privati. No, ma no, vanno anche a lavorare i negozi, non è che vanno al privato. Ma cioè, non va di certo al bar, al ristorante o al centro sportivo che è rimasto. Consigliera Fasano, vuole prendere la parola? Facciamo rispondere. Prego Pacello. Sì, buonasera a tutti, in primo luogo. No, volevo solamente chiarire questo. Allora, per i buoni shopping sono stati messi a disposizione, a parte quei costi accessori sostenuti per la stampa, la divulgazione e altro, comunque sono stati messi a disposizione 100.000 euro in totale, di cui 50.000 una prima tornata. In realtà erano soldi del bilancio comunale, perché erano i soldi non spesi per le fiere. I secondi 50.000 in realtà facevano parte del fondone, cosiddetto fondone arrivato dallo Stato. Di questi ne sono stati liquidati 13.590, per cui per un totale di 63.590, come diceva Manuela, poi con l'affetto di 4, perché ogni buono era collegato a almeno 40 euro di spesa. Ma ciò che conta è che il residuo dei 35.000 euro del fondone confluiranno in quell'intervento per andare a calmierare, se non a delidere, quella bolletta Tari, proprio per quelle attività che tu hai citato. Volevo solo fare questa precisazione.
Grazie, dottore. Consigliera Fasano, prego. Grazie, grazie di tutte queste informazioni, ma il nostro obiettivo era quello di dire diamo una piccola cifra proprio come fondo perduto a queste persone che devono pagare l'affitto, che non hanno ancora, non sono ancora riusciti ad aprire, tipo qualche ristorante che non ha il deore, che non può ancora aprire. Era un segnale perché il comune dice ai cittadini o a queste persone vi sono vicino, vi do una mano. 100.000 euro per un bilancio del comune di Chieri non sono niente, da qualche parte si possono trovare. Se dite di no è veramente un brutto segnale. Poi è una mozione, ci va 6 mesi, magari entro un mese o due magari i soldi si trovano, non è che dovete farlo domani, però è un brutto segnale il fatto che non si possa dare uno spicciolo a qualcuno. Grazie. Ci sono altri interventi? Qualcun altro vuole intervenire? Passerei quindi alle di Campagnolo, prego. Un intervento o dichiarazione di voto, giusto perché stavo per passare a quello. Allora, farei un intervento molto sinteticamente. Prego. L'iniziativa mi sembra più che valida e faccio i complimenti alla consigliera Emma perché ha questa sensibilità nei confronti di una categoria che ovviamente ha sofferto allo stesso modo di come hanno sofferto tutte le altre persone, nonché i dipendenti dell'Embraco e quant'altro. Io più volte ho detto che dobbiamo occuparci un po' di tutte le tematiche che riguardano il mondo del lavoro. Credo che questa mozione potrebbe, io chiaramente la voterò, e potrebbe anche essere più cospicua, nel senso che io vedrei bene un fondo maggiore e magari un fondo a rotazione che consenta la restituzione in tempi anche più ampi e che dia la possibilità effettivamente di aiutare delle imprese, perché evidentemente i 500 euro sono un gesto simbolico, ma secondo me si potrebbe fare molto di più, proprio utilizzando dei fondi che messi in rotazione, quindi recuperati, prevedendo quindi un rientro di questi fondi, si possa effettivamente risolvere problematiche di qualche azienda che in questo momento versa in condizioni particolarmente difficili e non hanno possibilità di accesso a finanziamenti bancari proprio perché il sistema attuale di accreditamento presso le banche, di rating, spesso non ci permette di salvare delle aziende che con un piccolo contributo potrebbero continuare ad andare avanti. Quindi in questa prospettiva il Comune di Chieri deve fare qualcosa di più, deve cercare di aiutare di più il mondo che lavora e deve considerare che il mondo delle imprese, il mondo degli artigiani, il mondo dei commercianti è quello sulla quale si baserà, ed è esplicitamente detto, il rilancio futuro, perché noi di grosse aziende purtroppo nel territorio non ne abbiamo. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Furtiuele, prego. Grazie Presidente, ringrazio la consigliera Fasano per aver presentato questa mozione. Il consigliere Campagnolo non ha ben compreso che i fondi richiesti dalla consigliera Fasano sono fondo perduto, non una sorta di sovvenzione o prestito alle aziende. Ritengo che anche se poco, comunque sia un segnale positivo da parte dell'amministrazione, quindi voterò a favore di questa mozione. Grazie consigliere Campagnolo, prego. Credo solo perché l'ha citata, perché in realtà siamo sì, edificare. Cioè, ho detto che sono d'accordo con la mozione della consigliera Fasano, che ritengo opportuno valutare anche la prospettiva di avere dei fondi all'interno del bilancio da dedicare a un utilizzo come fondo rotativo, proprio per poter aiutare delle imprese in difficoltà direttamente sul territorio. Quindi, volevo dire, Fuggiuele, approvo anch'io questa mozione, ma non è che non ho capito il significato, è questo un gesto con il quale si vuole dare solidarietà. Si è bloccato il consigliere Campagnolo. Ah, mentre quello che intendo io è quello che è simpista e magari non chiudere, questo volevo dire. Grazie consigliere. Consigliera Sacco,
Campagnolo, non so se stava ancora parlando perché si è... io lo vedo bloccato. Anch'io la vedo bloccata, infatti. Andiamo comunque avanti, però sì. Credo avesse concluso. Prego, consigliera Sacco. Ma allora, sicuramente i 100.000 euro non faranno la ricchezza delle microimprese, insomma, delle varie attività, però è una mozione che, diciamo, in qualche modo dà un segnale che c'è un'amministrazione che pensa anche a queste categorie, e quindi al di là dei servizi che citava la consigliera Olia, io credo che 100.000 euro non, in qualche modo, non rovinino il bilancio della città di Chieri, quindi sarebbe un segnale forte di solidarietà, di sensibilità, di vicinanza rispetto a tutte le categorie comunque che stanno soffrendo e che soffriranno e che hanno sofferto. Quindi non dimentichiamoci che la crisi economica sarà quella che dovrà ancora venire, perché adesso non abbiamo visto ancora nulla. Appena, come diceva, ha detto tante volte anche l'assessore Virelli, quando sbloccheranno i licenziamenti e non ci saranno più i fondi delle casse integrazioni, gli ammortizzatori sociali, lì andiamo a ridere. Quindi in questo momento non sarà un grande importo, però già solo il segnale e il fatto che sia fondo perduto, per cui non devono praticamente restituire nulla, è un segnale che si può dare di solidarietà ai nostri cittadini e soprattutto alle attività del nostro territorio. Grazie. Avevo la mano alzata di Varaldo, l'ha tirata giù, giusto? Non... ho sbagliato allora. Ok, ha sbagliato ad alzarla? No, deve ad abbassarla. Allora prego, consigliere Varaldo. Grazie. Ma anche io voterò a favore di questa mozione, perché è stato anche già un argomento che abbiamo portato all'attenzione anche io, la consigliera Sacco, con altre mozioni e ordini del giorno nei consigli comunali passati. È evidente che ci sono categorie che sono colpite e continuano ad esserlo dalle restrizioni, quindi anche dal punto di vista economico. Abbiamo visto in questi ultimi mesi anche tanti stanziamenti fatti da parte del comune su diversi fronti, per cui un aiuto su questo fronte alle attività più colpite è qualcosa che ci si aspetterebbe, e quindi voterò a favore di questa mozione della consigliera Fasano. Consigliere Zullo. Sì, in qualche modo il consigliere Varaldo mi ha anticipato nei contenuti. Anche noi voteremo a favore di questa mozione, e proprio anticipandomi sui contenuti, sul fatto che questa amministrazione ha stanziato diverse risorse economiche in attività che, insomma, secondo noi politicamente di proficuo non hanno reso nulla rispetto a quello che si potrebbe fare finanziando in questo caso questa attività. Volevo chiedere a questo punto all'assessore, anzi il vice sindaco direttamente, l'assessore al bilancio, in qualche modo queste risorse economiche, se non fossero 100.000 ma fossero 50.000 euro, adesso la butto così giusto come pensiero, ci sarebbe la possibilità di trovare queste risorse economiche, o la fate soltanto basare su una questione di tipo politica e non di tipo economica? Non so se l'assessore è stato chiamato in ballo, se vuole intervenire. Sì, ho chiesto all'assessore di intervenire. No, la questione, prego, assessore, questione è legata al momento attuale. Poi le riflessioni, come diceva il collega Olia, si potranno fare. Però non è in questo momento che riusciamo a farle, insomma. Quindi credo che si possa riprendere eventualmente più in là il concetto, sulla base di quelle che poi saranno anche le risultanze di tutto il resto del panorama, insomma. In questo momento non ho altro da poter dire, insomma. Consigliera Fasano, prego.
Non vorrei che fosse veramente, come dice il collega Zullo, un fatto politico in questo caso, perché se noi lasciamo, votiamo questa mozione, abbiamo tempo 6 mesi, mettiamo che dopo metà di giugno, quando si sblocca qualche cosa che l'assessore magari sa, la cifra è veramente piccola in effetti, abbiamo messo 100 perché è una cifra che comunque si trova, 13.000 euro in uno striscione li abbiamo trovati, cioè non è che sia poi una cifra così 16, grande. 16. Consigliera Sacco, non le ho dato la parola, grazie. Ho persi 3 per strada, quindi 16.000 euro, miseria, non sono pochi. Quindi se c'è la volontà e noi la votiamo, visto che tutti i colleghi di minoranza sono così carini, loro la votano, non vedo perché non si possa votare fra 15 giorni, un mese, metà giugno, quando si sbloccheranno alcune cose, probabilmente si riprende in mano. 500 euro a un bar che magari doveva aprire e non ha aperto e non apre ancora per un po', saranno poco, ma sono un segnale. Poi se voi dite no grazie, non ci interessa, allora per carità, facciamo i buoni shopping, mettiamo i cartelloni, ripristiniamo altre cose e freghiamocene altamente, però non è un bel segnale che si dà ai cittadini questo. Cioè, è una grande delusione vedere che non è prioritario aiutare le persone che stanno soffrendo. Consigliere Bosco aveva chiesto la parola, prego. Ma volevo rispondere al mio amico Antonio. Adesso lui vorrebbe solo dare 50.000 euro, ma per carità è meglio 50.000 euro che un calcio in culo, non lo metto in dubbio. Consigliere Bosco. Vabbè, dai, si può per dire. Fatemi passare questo messaggio. Ma io, per carità, torno a ripetere, ma non sarebbe il caso di poi rivedere un attimo, un po' più avanti, quando magari qualche struttura, qualche azienda ha difficoltà, andare incontro, poi vedere le necessità veramente che hanno queste aziende, perché quando gli diamo poi 1.000 euro, sarà un gesto simbolico finché vuole, ma non risolve proprio niente. Perciò, secondo me, ci attacchiamo a delle cose in questo momento che sembra quasi che la minoranza voglia dare chissà che cosa, dandogli niente. Noi siamo quelli che non vogliamo dare niente perché, cioè, cerchiamo di essere un po' seri, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Abbiate pazienza. Grazie consigliere. Consigliere Zullo. Ma semplicemente riprendendo un po' quello che ha detto Franco Bosco, beh, la mia era una provocazione dei 50.000 euro, era un attimo per vedere cosa pensava il vice sindaco, quindi l'assessore al bilancio. Dopodiché, vista una certa apertura, almeno dimostrata a parole da parte della maggioranza, visto che le mozioni comunque devono essere approvate entro 6 mesi, dopodiché molte mozioni non sono mai state approvate e non vogliamo fare elenco di quelle che non sono state approvate nell'amministrazione Martano, quindi non voglio buttare giù un elenco, però io dico anche questo, cioè se c'è una certa apertura e si può dimostrare in qualche modo una certa sensibilità, approvarla non costerebbe nulla. Poi da qui a 6 mesi, se si vede che la situazione economica non lo consente perché ci sono delle problematiche, io non credo che la minoranza o quantomeno la consigliera Emma Fasano, che e la presentatrice di questa mozione, si metterà a fare chissà che cosa in Consiglio Comunale, a battere i pugni perché magari non è stata portata avanti. Io credo che dimostriamo soltanto un'apertura e una disponibilità nei confronti di certe categorie che in questo momento probabilmente hanno bisogno di un supporto. Poi da qui a 6 mesi le cose possono cambiare, ci vogliono 6 mesi per approvarla, uno può rivederla. Secondo me sarebbe più importante portare avanti l'iniziativa approvandola e non aspettando tra 6 mesi che cosa succederà per decidere cosa fare. Mi sembra quasi guardare avanti ma senza avere poi in realtà il presente tra le mani, ecco. Consigliera Fasano. Io volevo solo ringraziare tanto Franco Bosco per il suo intervento, ma Franco, però non puoi andare a dire gli diamo 500 euro, facciamo ridere, diamogli 1.000 euro, aiutiamo certe imprese. Non è che andiamo dalle imprese a dire hai bisogno di quanto? Toh, 50.000 euro a testa. Questo non è fattibile. Questo era per dare un qualche cosa a qualcuno, magari a tutti quelli che non hanno mai aperto. Mi dessero 500 euro, è meglio di un calcio nel sedere, come dici tu. Quindi tutto sommato poteva essere un gesto buono, senza aspettare
soldi trasferiti dallo Stato, ma veramente dire ai nostri cittadini, il Comune di Chieri ha cercato di raschiare il fondo del barile per darvi qualcosina. Sono un pagamento di un affitto, pagamento di una bolletta, qualcosa sarà. E come dice giustamente Zullo, si potrebbe passare e poi nel giro di un mese o due, l'assessore a Quattrocolo lo sa benissimo, probabilmente si sblocca qualcosa e i fondi ci sono. Se no la ripresentiamo il mese prossimo. Consigliera Bramardi, prego. Sì, grazie. Io ho sentito parlare di sensibilità e mi viene da dire, insomma, che la sensibilità nei confronti di certe categorie è stata dimostrata, no? Abbiamo parlato dei buoni shopping che, ricordo, non erano soltanto a favore dei singoli cittadini e di chi andava a acquistare, ma erano pensati anche e soprattutto per sostenere i commercianti. E, allo stesso modo, ricordiamoci del Fondo Sorriso, che è stato un aiuto importante. Ma Al di là di questo, io penso che in questo momento la parola chiave non sia effettivamente la sensibilità, che chiaramente abbiamo tutti in questo momento di difficoltà per determinate categorie. Penso che il tema qui sia quello della responsabilità che invece dobbiamo avere. Allora, sappiamo che ci sono dei fondi vincolati mi sembrerebbe poco responsabile da parte nostra andare a impegnare delle cifre che non ci sono. Non si può neanche dire, vabbè, iniziamo a impegnare, poi tanto abbiamo 6 mesi di tempo e vediamo cosa succede. Cioè, io trovo che sia più corretto e più responsabile da parte nostra sicuramente tenere in considerazione la proposta, che ovviamente è significativa, interessante e degna sicuramente di attenzione, di nota, ma io trovo che sarebbe un gesto azzardato e irresponsabile da parte dell'amministrazione impegnare un qualcosa che ancora non c'è, no? O che comunque sappiamo essere vincolato. Aspettiamo che questa situazione sia sbloccata e poi a quel punto sicuramente potremo fare qualcosa, magari qualcosa di più di questi 500 euro ipotetici a testa, ok? Io la vedo così, ecco, mi sembra di avere anche di dover mantenere una prudenza nei confronti dei cittadini. Mi sembra una questione di serietà, per cui io sicuramente e il mio gruppo sicuramente voterà contrario a questa mozione. Grazie. Consigliere Zullo. Sì, volevo solo dire a Bramardi che la mozione non è un impegno economico, è un impegno politico, che è un'altra cosa. Cioè, dopodiché non sempre gli impegni politici vengono rispettati, quindi noi non è che approvando la mozione approviamo un impegno di spesa, perché l'impegno di spesa lo approviamo attraverso delle delibere con degli atti diversi. Cioè, le mozioni, vi voglio ricordare, che hanno un significato diverso, così come gli ordini del giorno. Quindi la mozione è un impegno politico. Dopodiché io prima ho semplicemente detto che probabilmente quando ho fatto la domanda all'assessore sulle risorse economiche ho chiesto se era una questione economica o una questione politica. Quindi siccome è una mozione, la mozione è un impegno politico, io credo che la vostra posizione sia quella di non approvarla per una questione politica, non per una questione economica, perché probabilmente se fosse una questione economica il problema si sarebbe risolto. Dopodiché, Bramardi, volevo dire un'altra cosa, la sensibilità non è un valore soggettivo, ma è un valore oggettivo. Consigliera Fasano. Volevo appunto, Bramardi parla di responsabilità, ma io paragono un po' il Comune di Chieri al padre di famiglia. Se il padre di famiglia sa che il figlio muore di fame, magari fa un debito per poter aiutare. Il Comune di Chieri, 100.000 euro, può anche fare un debito, potrebbe anche non chiudere un mutuo. Io non penso che in un momento di pandemia come questo, se un cittadino chierese sapesse che il Comune di Chieri ha fatto un debito di 100.000 euro, dicesse: oh, caspita, ma questi sono pazzi. Nessuno direbbe che il Comune di Chieri non ha
magari rimpicciolito un debito perché ha dovuto aiutare i suoi cittadini. È come il padre di famiglia che aiuta i propri figli. Poi se non lo volete votare non succede niente, io domani mangio di nuovo tranquilla come il giorno prima, però mi sembra veramente poco bello nei confronti dei cittadini. E poi mi taccio. Consigliere Maspoli. Allora, secondo me quello che ha detto Bramardi è giusto, è una questione di responsabilità, è una questione di soldi che adesso non sono disponibili. E a proposito del padre di famiglia, tenete in considerazione che a giugno non sappiamo se continuerà a esserci il blocco dei licenziamenti. Nel caso in cui non ci sarà il blocco dei licenziamenti, ci troveremo probabilmente di fronte a una situazione dove il padre di famiglia, per usare il termine di Fasano, dovrà pensare a tutti i suoi figli. E non dimentichiamoci la questione dell'embraco, perché mi sembra che ce la stiamo dimenticando. Quindi non ci sono i soldi e vedremo quale sarà l'evoluzione di alcune situazioni molto critiche che ci sono. In più è un segnale di 500 euro che non cambiano. In quel caso lì non è una politica, è un, come hai detto tu, Emma, sono degli spiccioli e io credo che non si faccia la politica con gli spiccioli. E in più, rispetto a quello che diceva Antonio Zullo, noi consideriamo le mozioni degli impegni. Grazie consigliere Maspoli, ci sono altri interventi? Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto, anche se in mezzo agli interventi molti l'hanno già fatte. Qualcuno ha una dichiarazione di voto? Passerei allora a Nolia, prego. Volevo solo provare a tirare un po' le fila dal nostro punto di vista. Noi abbiamo detto di no, però è giusto prendere gli impegni. Poi quando il consigliere Zullo dice impegno politico... Consigliera, le ricordo che sono le dichiarazioni di voto e non si può riaprire. Però dice con quell'aria disdice, come se fosse una cosa disdicevole. Sì, certo, tutto quello che facciamo qua è politico, e che la sensibilità sia soggettiva, insomma, questo è oggettiva, sia... possa essere discusso. Detto questo, io credo che sia, non abbiamo al momento questa cosa qui, non è possibile e non è neanche una politica di carattere più generale, mentre mi sembra di aver dimostrato concretamente con gli esempi citati che il Comune di Chieri non è che non abbia messo in campo delle risorse per aiutare anche determinate categorie di cittadini. Stiamo per deliberare prossimamente un congruo aiuto alle categorie colpite sulla Tari, e questo mi sembra che sia anche una cosa fattibile, e i fondi sono fondi del Comune di Chieri, non vengono dal fondone, eccetera, vengono dal bilancio. Quindi non chiudiamo assolutamente qui la riflessione, possiamo pensare quali forme di aiuto possono essere questa o forme integrative come quella del Fondo Sorriso. Si può aumentare anche la parte quella non del rischio, diciamo così, a fondo perduto, se ci sono i fondi. In questo momento non sappiamo se ci sono i fondi, non ci possiamo contare sopra, e quindi mi sembra corretto prendere questa decisione, ma anche, visto che siamo in una sede pubblica, prenderci l'impegno di discutere approfonditamente della cosa nel momento in cui sia possibile. Altre dichiarazioni di voto? Prego Sacco. Ma sicuramente la mia dichiarazione di voto è a favore, perché dà un segnale di vicinanza a queste categorie. Nessuno si è dimenticato dei lavoratori dell'embraco, e forse nessuno ci ha mai pensato ai lavoratori dell'embraco qui dentro,
E considerando che comunque sono stati spesi 200.000 euro in contributi per eventi che non si sono svolti, credo che questi 100.000 euro possano essere considerati un segnale di vicinanza e di sensibilità anche verso queste categorie e non solo a quelle che vi fanno comodo. Altre dichiarazioni di voto? Passerei allora alla votazione. Picchiero. Contrario. Non fossi contraria. Balbiano. Contraria. Benedicenti. Favorevole. Bosco. Contrario. Bramardi. Contraria. Cagliero. Favorevole. Campagnolo. Campagnolo. Lo richiamo dopo. Fasano. Favorevole. Urgiuele. Favorevole. Gaspardo Moro. Contrario. Ghirardi. Contrario. Greco. Contrario. Gunetti. Gunetti. Contraria. Martano. Contrario. Maspoli. Contrario. Olia. Contraria. Ronco. Contrario. Sabena. Contraria. Sacco. Favorevole. Sandri. Contrario. Tagliavia. Contraria. Baraldo. Favorevole. Zullo. Favorevole. Richiamo il consigliere Campagnolo che non mi ha risposto prima. Consigliere Campagnolo. Scusa Giulia, mi ha detto che si è scollegato e non riesce a ricollegarsi. Ok, allora purtroppo lo devo ritenere assente per questa votazione. Quindi abbiamo 7 favorevoli e 16 contrari. Posso dire una cosa? No, purtroppo non è consentita la replica dopo la votazione. Sono molto delusa, lo dico lo stesso. Mi dispiace. Adesso andiamo a trattare l'ordine del giorno di cui è stata votata l'urgenza come il primo fra gli ordini del giorno. Quindi quello che aveva ad oggetto ordine del giorno urgente per chiedere di cessare il fuoco, il cessate il fuoco e l'avvio di negoziati di pace Israele-Palestina. Chi illustra, chi vuole prendere la parola? Nessun intervento? Consigliere Furgiuele, prego. Non so, Presidente, vogliamo lasciar parlare il consigliere Maspoli che magari è interessato, illustra poi dopo. Va bene, consigliere Maspoli. Ma io più che illustrare credo che la mozione sia, l'ordine del giorno sia molto chiaro. Quello che chiederei a ognuno di noi è, non so se con un minuto di silenzio o comunque con una riflessione, e pensare ai più di 200 morti palestinesi, di cui almeno 50 bambini e 30 donne, e i 10 morti israeliani. Pensare a me è venuto in mente in questo periodo qui, mi sono venuti in mente Arafat e Rabin. Rabin ha pagato con la vita il fatto di cercare di essere un leader responsabile e vediamo invece la responsabilità dei leader che gestiscono la situazione utilizzandola a loro fini, biechi fini politici. Quindi io chiederei al Consiglio una riflessione, se non un minuto di silenzio, ripeto, per i morti e per i due leader che nel 93 hanno fatto un accordo e poi
sappiamo essere morto come loro. Grazie consigliere. Consigliere Furgiuele, prego. Sì, grazie. Innanzitutto io ringrazio per la presentazione di questo ordine del giorno che riguarda un argomento, oltre che stiamo affrontando politicamente, anche umano. Tuttavia andrebbe visto in un senso un po' più ampio, perché riguarda sicuramente delle motivazioni che non sono state dette nell'ordine del giorno e che andrebbero ricercate con cura, e chi ci ascolta da casa magari non sa o magari conosce sommariamente. Questo è, parliamo di una zona dove politica e religione sono molto intrecciate, quindi di una difficile individuazione di dove stia la verità, se in una parte o nell'altra. Questo conflitto inizia negli anni 20 e ha il suo culmine nel 48, l'anno di proclamazione dello Stato di Israele. Sono 72, se contiamo dal 48, all'incirca più di 70 anni di guerra in questi chiamiamoli due stati, e sono quasi 100 anni di conflitti. Sicuramente bisogna dire quali sono le motivazioni di questi conflitti. Le motivazioni sono si possono sommariamente ridurre in quattro: il controllo di Gerusalemme, i confini indefiniti, l'insediamento dei coloni e il ritorno dei rifugiati, gli sfratti fatti su Gerusalemme Est. La zona est di Gerusalemme è abitata soprattutto da palestinesi, e proprio nella zona est è scoppiata la protesta per gli sfratti di decine di famiglie palestinesi dalle proprie case, esclusivamente a causa del principio storico della lotta tra le due parti. Sono stati cacciati per fare spazio ai coloni israeliani. Da est fino alla striscia di Gaza, infatti, il territorio interno allo Stato di Israele si definisce movimento islamico di resistenza. Hamas rivendica le aggressioni alla città santa, quindi a Gerusalemme, e alle prevaricazioni contro i palestinesi. È possibile una mediazione? Cosa che viene indicata? Io credo che sia molto difficile una mediazione. Diversi, come dice il consigliere Maspoli, sono stati tentativi, ultimo quello di Macron. Quali sono le soluzioni? Due popoli in due stati, soluzione che non ha avuto nessun risultato, perché il centro del discorso è proprio Gerusalemme. Israele non vuole cedere Gerusalemme Est ai palestinesi, che la vedono come capitale della striscia e di Gaza, e quindi soluzione per i rifugiati. Le interferenze per quanto riguarda l'Europa sono già apparse dopo il primo conflitto mondiale, infatti, proprio a causa delle ingenti risorse economiche che questa porzione, questi stati disponevano, e parlo del petrolio. Subito dopo il primo conflitto mondiale, infatti, le potenze europee, soprattutto Francia e Inghilterra, si sono fatti portavoce di un'occupazione che ha, anziché aiutato questi territori, portato ad ogni azione corrisponde una reazione, quindi una reazione identitaria e sovranista della parte invece di una delle due parti, che ha innescato fondamentalmente quello che è successo poi fino ai nostri giorni. Io voterò favorevole a questa mozione perché credo che comunque sia un segnale positivo. Tuttavia non credo
che ci sia una soluzione di transazione facile dal punto di vista né del nostro Stato, quindi dell'Italia, né dal punto di vista dell'Europa, che molto spesso ha portato, anziché un apporto positivo, ha portato sicuramente ha dato un apporto negativo. È per questo motivo che le influenze degli stati europei probabilmente non sono visti molto bene. Tuttavia, anche se mancava, ci tenevo a fare questa panoramica oggettiva a completezza di questo ordine del giorno, per dare magari più elementi a chi ci ascolta, ma ringrazio tuttavia per la presentazione, che sicuramente dà un segnale, se non politico, umano. Grazie. Consigliera Tagliavia, prego. Sì, grazie Presidente. Anch'io volevo dire due parole su questo tema. È un tema sul quale mi sono confrontata con il gruppo Chieri Eco Solidale, che insomma, che ho alle spalle, che abbiamo alle spalle io e l'assessore Ceppi. E riteniamo che sia importante agire per una serie di ragioni. Perché intanto bisogna fermare in via immediata ogni forma di violenza. Bisogna fermare l'espansione illegale del territorio sotto il controllo israeliano messa in atto attraverso l'istituzione delle colonie. Bisogna impedire che il governo israeliano continui ad ostacolare elezioni libere nei territori occupati, e si deve facilitare lo svolgimento di elezioni libere e trasparenti in Palestina. E infine, come richiesto recentemente da molte associazioni, organizzazioni sindacali, ONG, bisogna agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere ai due Stati di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità. È veramente triste sapere che una pace che potrebbe essere alla portata di mano resti tuttora vincolata e subordinata agli interessi delle grandi potenze occidentali e arabe. Di questo conflitto, stranamente, all'opinione pubblica si ricorda solo quando iniziano a suonare le sirene su Israele. Spesso ci si dimentica quello che appena detto il consigliere Furciuele, che questa guerra è frutto di un bieco opportunismo politico che risale agli anni della Prima Guerra Mondiale, quando la Gran Bretagna promise agli ebrei perseguitati un fazzoletto di terra in Palestina. Promise, a dire il vero, anche ai leader arabi che non ci sarebbero state conseguenze, salvo poi lavarsene le mani nel momento in cui le cose precipitarono, come appena rammentato il consigliere Furciuele. Tornando ad oggi, non c'è alcuna equivalenza in questo conflitto, bensì un'abissale asimmetria economica, politica e militare. Da una parte abbiamo Israele, paese forte economicamente e politicamente e con i mezzi e il potere per controllare il territorio. E dall'altra parte abbiamo una popolazione stremata che da decenni subisce le restrizioni imposte dall'occupazione militare israeliana. Come se non bastasse, è di oggi la notizia che è stato distrutto l'unico centro Covid della striscia di Gaza, quindi non sarà più possibile fare test di screening, cosa che peggiora ancora ulteriormente le condizioni di questo popolo stremato. Finisco così riprendendo le parole di Bernie Sanders pronunciate solo pochi giorni fa. Non si vuole negare ad Israele il diritto alla difesa, ma il conflitto non è iniziato con i razzi caduti su Israele. I diritti del popolo palestinese contano quanto i diritti del popolo israeliano. Grazie. Grazie consigliera. Consigliera Fasano, prego. Il mio discorso è molto molto sintetico e veloce. Parto con le ultime frasi della consigliera Tagliavia: che ogni paese ha diritto di esistere, che si chiami Israele, che si chiami Palestina, che si chiami Italia, per cui nessuno ha diritto di pensare che un paese non deve esistere. Pertanto ringrazio per aver presentato questo ordine del giorno. Io voterò a favore di questo ordine del giorno, anche perché le guerre bisognerebbe imparare a combatterle a tavolino e non uccidendo bambini, adulti e persone di ogni genere. Pertanto voterò a favore di questo ordine del giorno. Grazie.
Grazie. Consigliera Olia? Oh, sì, non aggiungo riflessioni di carattere generale, anche perché appunto allargando lo sguardo poi il fatto di potersi schierare diventa un po' automatico e invece volutamente abbiamo provato a mettere nero su bianco un ordine del giorno che sottolineasse gli aspetti, diciamo, che c'entrano con il posizionamento di un comune che ha nello statuto, diciamo così, le politiche per la pace. Guardate, io sono stata in viaggio a Gerusalemme, anche nelle zone, alcuni dei territori occupati nel 2010 dopo la seconda intifada, e sono stata con una onlus che si chiama Ponte di Pace e con la custodia di Terra Santa, e mi è sembrato di toccare il fondo del dolore del mondo veramente, e abbiamo incontrato arabi, abbiamo incontrato israeliani, abbiamo incontrato Meir Margalit che si batte nel consiglio comunale di un ebreo che si batte per evitare gli sfratti a Gerusalemme Est, abbiamo incontrato famiglie israeliane che hanno sul cellulare il giro di tutti i parenti, e quando arriva qualche razzo si chiamano, e se uno non risponde al telefono fanno più telefonate per sapere che cosa è successo al loro congiunto. È una cosa straziante quello che c'è là. Ci sono copti, ci sono armeni, ci sono, quindi è veramente difficile, anche toccando con mano, riuscire, non so, a capire le ragioni, e i torti sono veramente intricati e complicati. Però ritorno su quello che, cioè, noi come comune possiamo anche non prendere nessuna decisione, siamo irrilevanti nel quadro generale della situazione, però ci sembra che sia un modo per non disinteressarci di qualcosa che sta succedendo, di una cosa comunque grave, e ci sembra importante. Noi siamo parte del coordinamento Comuni per la Pace, e comunque il tema della Palestina e di Israele, i rapporti bilaterali eccetera sono stati portati avanti anche con progetti in loco. Quando ero assessore con Gai sono venuti qui educatori dalla Palestina, cioè qualche filo di contatto e di interesse ce l'abbiamo, e ci sembrava giusto sottoporre al Consiglio Comunale un posizionamento che potesse essere gestibile per tutti, cioè quindi il tema dello stimolare chiunque a prendere posizione per una soluzione. La soluzione è possibile se i grandi della terra vogliono che sia possibile, e non alimentano, insomma, i reciproci rancori, perché se vogliono lavorare sui rancori in quel posto lì non finiranno mai. Questo è abbastanza chiaro una volta che uno va lì. Ci sono delle cose che si superano solo, insomma, mettendo alcune cose da parte e andando avanti. Questo, la volontà era proprio quella di puntare su quello che possiamo dire, così prendendo parte, e prendendo parte per la pace e per i popoli, e non astenendoci dal dare giudizi che invece possiamo dare politicamente sui governanti. Grazie, consigliera. Consigliere Varaldo. Sì, grazie, ma riprendendo spunto dall'intervento della consigliera Olia, io credo che anche se siamo un comune distante, e dare comunque un segnale quando c'è una situazione di guerra o di pericolo come in questo momento, sia importante che arrivi da ogni parte del mondo. Per cui è vero che siamo lontani e siamo un comune
distante dalla situazione e anche con una popolazione ristretta rispetto alla grande popolazione coinvolta in questo momento nel conflitto, credo che questo ordine del giorno impostato in questo modo anche trasversale sia assolutamente da approvare, per cui annuncio il mio voto favorevole a questo ordine del giorno e vorrei però dare lettura di un scusate, di un comunicato che è stato predisposto con 40 rappresentanti di istituzioni parlamentari europei, parlamentari nazionali e amministratori locali e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Un comunicato che si intitola La nostra solidarietà di Israele al popolo palestinese. In queste ore si sta intensificando il conflitto tra lo Stato di Israele e l'organizzazione terroristica palestinese di Hamas. Abbiamo deciso di manifestare la nostra solidarietà con il presente comunicato per evitare occasioni di assembramento in piazza in un momento in cui la pandemia sembra attenuarsi nel nostro paese. La barbara aggressione di Hamas contro Israele è inaccettabile. E infatti lo Stato di Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente a rappresentare appieno i nostri valori, la convivenza pacifica e le nostre radici giudaico-cristiane. Il diritto di Israele ad esistere e a difendersi non può essere messo in discussione e la comunità internazionale ha il dovere di affermarlo in ogni sede. Difendere Israele significa difendere noi stessi. L'Italia e l'Unione Europea dovrebbero schierarsi immediatamente e concretamente e senza indugio o distinguo in difesa dello Stato di Israele e dei civili palestinesi utilizzati quali scudi umani a Gaza dai terroristi. I palestinesi meriterebbero sicuramente di essere rappresentati da una leadership migliore. Non ci può essere indulgenza verso i terroristi, non ci può essere alcuna giustificazione nei confronti di chi ha lanciato quasi 3.000 razzi contro le città israeliane in meno di una settimana. Perché se Israele non fosse dotato di un sistema di difesa antimissili, molte città oggi sarebbero rase al suolo. Tutte le vittime di questo tragico conflitto hanno pari dignità, perché la sacralità della vita resta un valore inalienabile su cui si fonda la nostra civiltà. Le nostre preghiere per tutte le vittime. La nostra solidarietà ad Israele verso il popolo palestinese e a tutti i civili vittime inermi di questo incessante conflitto. Un appello accorato per il cessate il fuoco che deve partire però da chi ha provocato questa situazione, che è il regime terroristico di Hamas. Comunicato sottoscritto da rappresentanti di organizzazioni ed eletti nelle istituzioni sottoscrittori della presente. Elisabetta Rossi, presidente della comunità ebraica di Merano, Alessandro Bertoldi, presidente di Alleanza per Israele, Giuseppe Crimaldi, presidente Federazione Italia-Israele, Dario Peirone, direttore generale Istituto Milton Friedman, Carlo Benigni, presidente Unione Associazioni Italiane-Israele, Fiamma Nierenstein, ex parlamentare e giornalista, Bruno Gazzo, vicepresidente Federazione Italia-Israele, presidente APAI, Claudio De Gasperi, presidente Italia-Israele Alto Adige, Fulvio Martuscello, parlamentare europeo, Giuliano Vettorato, vicepresidente della provincia di Bolzano, Fabrizio Ricca, assessore della regione Piemonte, Mirko Bistesti, assessore della provincia di Trento, Vittorio Sgarbi, deputato, Micaela Biancofiore, deputato, Guido Pettarin, deputato, Maria Rosaria Rossi, senatrice, Andrea De Bortoli, senatore, Roberto Bagnasco, deputato, Andrea Orsini, deputato, Giacomo Bezzi, ex parlamentare, Alessandro Ursi, Alessia Ambrosi, Claudio Cia, consiglieri regionali, Alessandro Savoi, consigliere regionale, gli amministratori locali, Lorenzo Giorgi, Nerio Zaccaria, Gabriele Giovannetti, Roberto Zanin, Luigi Nevola, Maurizio Gravina, Andrea Recchia, Tommaso Varaldo.
Grazie consigliere. Consigliere Martano, prego. Sì, spero che questo nostro ordine del giorno abbia l'appoggio unanime del Consiglio e il significato è stato illustrato, direi, bene da tutti quelli che hanno parlato prima, sia fra i firmatari, sia fra altri consiglieri che hanno espresso la loro considerazione. Anche il consigliere Varaldo ha dichiarato di approvare la linea dell'ordine del giorno e va bene, sono contento che lo approvi e che questo messaggio possa essere un messaggio di uniforme sentimento verso questa situazione tragica. Voglio solo esprimere il mio disappunto, dissenso da questa illustrazione che ha a commento del suo voto, che trovo effettivamente inopportuna, in quanto è un'analisi che non condivido ovviamente nella sua parzialità. Certamente ci sono delle ragioni, come abbiamo detto, ma le ragioni sono oggi davvero difficili da sgrovigliare dai torti, e volerne fare una indiscussa certezza mi sembra che non sia nel clima di questo ordine del giorno, che è volutamente stato puntato sul sentimento che tutti proviamo di desiderio di superare certe delle vetuste lotte, rancori, come si diceva, senza uno sforzo che è davvero difficile e che certe volte può superare le capacità umane, però senza quello sforzo abbiamo visto che non si raggiunge nessuna situazione di pace. E questo sforzo implica anche di essere un pochino più attenti alle ragioni anche di una parte che magari ci sembra quella con meno ragioni, però tener conto che le ha. Ecco, questo comunicato letto da Varaldo non mi sembra che vada in questa linea, quindi volevo solo dichiarare che ovviamente approverò l'ordine del giorno, come logico, e che quello spirito è quello che approvo, e il comunicato che a commento ha letto Tommaso Varaldo invece lo ritengo estraneo a questo spirito, ma comunque non fa parte dell'ordine del giorno, quindi è solo un commento che faccio. Grazie consigliere. Consigliera Sacco. Ma io apprezzo molto questo ordine del giorno che la maggioranza ha deciso di presentare, perché riguarda proprio la recente escalation di scontri e violenze in Israele tra israeliani e palestinesi. Purtroppo si sta ripetendo ciò che da decenni turba la pace in quella terra martoriata. Lo scontro tra questi due popoli ha radici profonde e la soluzione non è certo semplice. Ciononostante, la comunità internazionale ha il dovere, anzi direi di più, ha l'obbligo di impegnarsi e sollecitare la pace. Purtroppo dobbiamo assistere all'ennesimo insensato massacro di persone innocenti, fra i quali ci sono tanti bambini, ma qualcosa possiamo fare. Possiamo manifestare il nostro dissenso come società civile e chiedere al governo italiano e all'Unione Europea di farsi portavoce dell'istanza di pace e cessate il fuoco. Sono assolutamente favorevole, questa è anche la mia dichiarazione di voto, a questo ordine del giorno, per i valori che esso rappresenta e difende, quei valori sanciti non solo dai documenti comunali, ma anche dalla nostra Costituzione, quando si afferma che l'Italia ripudia la guerra. Speriamo che un giorno i palestinesi e gli israeliani possano finalmente convivere pacificamente e che l'intero mondo, Medio Oriente, trovi finalmente la pace. Per quanto riguarda
comunicato stampa che ha letto il collega Varaldo, io e lui siamo sempre d'accordo, però io non mi sento personalmente di firmare quel comunicato, perché diciamo che il conflitto Israele e Palestina è talmente complesso che è difficile dare torto o ragione a chi io so solo che personalmente credo che sono dalla parte di chi ci sta rimettendo la vita, che sono molte donne, molti bambini. Quindi non mi sento di prendere una posizione verso uno o verso l'altro, e quindi in questo conflitto le vittime sappiamo chi sono. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Chiudo allora al momento degli interventi e passo. Bullo, intervento, dichiarazione di voto? Chiedete sempre la parola mentre sto cambiando. Anche Bosco vuole prendere la parola, però. Prima Zullo, poi io. Zullo, hai però il microfono spento. Ho detto, tanto non cambia nulla la tua dichiarazione di voto, per il tempo è quello, sempre quei pochi minuti abbiamo. Sì, discutiamo sempre, comunque. Quindi il tempo è quello, non è che diminuisce o aumenta, ecco, no. Volevo però dire questo. Cambia la discussione, prego. Beh, certo, però insomma, uno dichiarazione di voto dovrebbe dire sì, approvo, no, non approvo, voto, non voto, eccetera, eccetera. Beh, parlo, vabbè, a nome della lista Perchieri e naturalmente... ne parlo perché mi sono confrontato anche con il mio collega Piercarlo Benedicenti. Allora, noi non abbiamo partecipato al voto inizialmente per una questione legata all'urgenza, ma volevamo in qualche modo aderire a quest'ordine del giorno. Però ad un certo punto aspettavamo proprio le dichiarazioni sui due fronti, tra virgolette, maggioranza e opposizione. E ci siamo resi conto che anche in quest'ordine del giorno c'è l'unanimità, tra virgolette, da un punto di vista del non voler la guerra, ma chiunque non vuole la guerra. Poi se andiamo a guardare non c'è solo la guerra tra Palestina e Israele, ma abbiamo diverse guerre nel mondo. Magari un ordine del giorno un po' più completo poteva dare uno spunto diverso. Quindi noi non parteciperemo al voto sostanzialmente perché ci siamo resi conto in questo momento che per quanto ci sia questa approvazione tra maggioranza e minoranza, vediamo comunque ci sono delle diversità. C'è una posizione verso la Palestina, una posizione verso Israele. Quindi noi da questo punto di vista ci teniamo fuori, tra virgolette, dal punto di vista di quello che questo ordine del giorno, non condividendo naturalmente proprio in assoluto quelle che sono le guerre nel mondo, quindi noi non partecipiamo al voto. Grazie consigliere. Consigliere Bosco, prego. Ma io innanzitutto chiedo scusa alla mia capogruppo per il mio voto che farò. E chiedo che questa volta sono d'accordo con Zullo, perciò non partecipo neanche io. E poi te lo spiegherò poi Clara per telefono. Grazie. Consigliere Cagliero, prego. Sì, la mia dichiarazione di voto sarà molto simile a quella che ha fatto il collega Zullo, in quanto non parteciperò al voto. Non parteciperò al voto non perché non condivida l'idea che ogni guerra vada borrata, se questo è un termine corretto, mi è venuto così, non sono sicuro. Comunque, però non mi sono assolutamente piaciute le varie dichiarazioni di voto che sono arrivate da maggioranza e da opposizione, dove anche in queste situazioni c'erano un pochettino i giochi delle classiche bandierine. Quindi per questo motivo mi asterrò dalla. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Passiamo quindi alla votazione. Chiaro?
Picchiero. Favorevole. Non fossi favorevole. Balbiano. Favorevole. Consigliere Bosco, sentiamo la TV di sottofondo, se riesce ad abbassare. Benedicenti. Non partecipo al voto. Bosco. Non partecipo al voto. Bramardi. Favorevole. Cagliero. Non partecipo al voto. Campagnolo. Non partecipo al voto. Campagnolo già chiamato. Fasano. Favorevole. Furgiuele. Favorevole. Vi chiedo gentilmente di spegnere man mano i microfoni, se no non si capisce davvero niente. Gaspardo Moro. Favorevole. Girardi. Favorevole. Greco. Favorevole. Gunetti. Favorevole. Martano. Favorevole. Maspoli. Favorevole. Olia. Favorevole. Ronco. Favorevole. Sabena. Favorevole. Sacco. Favorevole. Sandri. Favorevole. Tagliavia. Favorevole. Baraldo. Favorevole. Zullo. Non partecipo al voto. Ho 5 non partecipanti al voto, tutti gli altri favorevoli. Corretto, segretario? Okay. Il successivo ordine del giorno è stato presentato dai gruppi consigliare Progetto per Chieri, Salviamo l'ospedale insieme e Misto Chieri, ad oggetto cofinanziamento dello Stato per l'abbattimento dei costi dei servizi a domanda individuale dei comuni. Prego, consigliera Sacco. Sì, allora partiamo con l'articolo 22 della legge dell'8 giugno del 1980, la 142, recepito dall'articolo 112 della legge 267 del 2000, che è il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività. Scusate, devo chiudere una cosa, mi si è aperta. E attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali. I comuni italiani quindi gestiscono una serie di servizi che sono definiti come servizi a domanda individuale. Si tratta di specifici servizi tra i quali troviamo il trasporto scolastico, la mensa scolastica, le rette scolastiche, i centri estivi e molte altre ancora, messi in atto per garantire l'assistenza e il benessere dei cittadini. La normativa prevede che per questa tipologia di servizi il costo sia coperto direttamente dagli utenti, mentre il comune ha la facoltà di calmierare il costo intervenendo a copertura di una parte del servizio. La copertura massima concessa ai comuni è del 36%, cioè l'obbligo di prevedere una compartecipazione dell'utenza del costo del servizio prevede un controllo centrale in merito alle percentuali di copertura del costo di alcuni servizi, basato sull'obbligo di certificazione della copertura del costo complessivo di gestione, che non può però essere inferiore al 36%, per cui una parte è a carico del comune e l'altra dei cittadini che usufruiscono del servizio. L'attuale crisi economica, che attanaglia però il nostro paese, ha portato molte famiglie che usufruiscono di servizi individuali indispensabili come il trasporto e la mensa scolastica a dovervi rinunciare per difficoltà economiche, oppure sempre più utenze beneficiano di forti sgravi o addirittura esenzioni a causa della situazione economica. Ad essi si aggiungono sempre più persone che non pagano tali servizi, generando debiti e crediti difficilmente, se non impossibili, da recuperare. Ciò comporta la necessità per il comune di incrementare le tariffe
per garantire l'equilibrio economico dei servizi, originando in tal modo il rischio di nuove morosità e dunque un evidente circolo vizioso. Appare dunque necessaria una riforma del sistema di finanziamento dei servizi locali a domanda individuale che preveda l'istituzione di specifici fondi di bilancio dello Stato da trasferire ai comuni al fine di consentire l'abbattimento delle tariffe di tali servizi garantendone l'accesso a tutte le famiglie. Per i motivi citati chiediamo l'impegno al Sindaco e alla Giunta a chiedere allo Stato, al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro delle Finanze di prevedere appositi fondi di bilancio da trasferire in termini proporzionali ai comuni al fine di abbattere i costi a domanda individuale con particolare riguardo di quegli ambiti essenziali quali rette degli asili nido, mense scuole per l'infanzia e primarie, trasporto scolastico per tutti i plessi scolastici fino al grado di scuola secondaria di primo grado, quindi per tutto il ciclo della scuola dell'obbligo. Grazie consigliera, ci sono altri interventi? Consigliera Olia, prego. Sì, ma questo ordine del giorno ci trova concordi, perché comunque sui servizi a domanda individuale, soprattutto quelli che hanno riferimento ai servizi scolastici, il Comune di Chieri già sostanzialmente cerca in tutti i modi di ragionare come se il servizio fosse soprattutto la mensa, insomma un'estensione del momento educativo e non come un servizio a domanda individuale. Questo ha anche comportato molto lavoro, per esempio nel momento in cui era stato richiesto il pasto domestico, non tanto perché il pasto domestico in sé sia qualcosa di negativo, ma quanto perché entrava all'interno della gestione di un servizio educativo un qualche cosa tipo a domanda rispondo, non mi dai questo allora mi porto quello, una scelta che faceva un po' cozzava contro quello che potevano essere invece la condivisione, no? E anche la parte educativa che è collegata con la parte alimentare, no? Cioè, c'è tutto il tema dell'educazione alimentare e poi anche i nostri scolari fanno anche una parte di educazione ambientale oltre che questo. Quindi già ci siamo battuti nel tempo per conciliare, diciamo così, i regolamenti che impongono esattamente quello che è stato illustrato adesso dalla consigliera Sacco e mantenere il principio di non tagliare fuori appunto dal servizio a domanda individuale nessun ragazzino e fare in modo che fossero servizi universalistici. Quindi secondo me è corretto ripensarli in un modo diverso e anche pensare che nella sussidiarietà verticale i comuni devono fare il loro pezzo, ma anche lo Stato deve fare il suo pezzo. Quindi per adesso non so, vedremo quale sarà l'impatto dell'assegno unico per il figlio, se coprirà tutte le categorie, se sarà un aiuto sufficiente ad affrontare quelli che sono i costi dei servizi per l'infanzia. Però si propone è una vera e propria così rivoluzione, no? Dal punto di vista dell'applicazione delle rette, ma noi crediamo, essendoci già comportati così, insomma, ma da lungo tempo, il Comune di Chieri non ha cambiato nel tempo orientamento, direi che insomma possiamo sostenere questo ordine del giorno.
è un input, chissà che insomma possa essere preso e reinserito all'interno di altri tipi di normative, perché effettivamente quella sui servizi a domanda individuale è piuttosto cogente, ecco, dal punto di vista dell'impostazione. E le politiche tariffarie sono fra le politiche più, insomma, sono fra le poche discrezionalità che i comuni hanno a fronte di tutta la parte che riguarda l'imposizione di prezzi, tariffe e quant'altro. Grazie consigliera, ci sono altri interventi? Qualcun altro vuole intervenire? Ci sono dichiarazioni di voto? Pongo allora questo ordine del giorno in votazione. Sicchiero? Favorevole. Non fossi favorevole. Balbiano? Favorevole. Benedicenti? Favorevole. Bosco? Favorevole. Bramardi? Favorevole. Cagliero? Favorevole. Campagnolo? Campagnolo? Proverò a richiamarlo. Fasano? Favorevole. Urgiuela? Favorevole. Gaspardo Moro? Favorevole. Ghirardi? Favorevole. Greco? Favorevole. Gunetti? Favorevole. Martano? Favorevole. Maspoli? Favorevole. Olia? Favorevole. Ronco? Favorevole. Sabena? Favorevole. Sacco? Favorevole, ringrazio. Sandri? Favorevole. Tagliavia? Favorevole. Baraldo? Favorevole. Zullo? Favorevole. Campagnolo, si è per caso riconnesso, mi sente? No, lo do per assente. A questo punto passa all'unanimità dei votanti. L'ultimo punto è l'ordine del giorno presentato dai gruppi consigliari Progetto per Chieri, Salviamo l'Ospedale Insieme e Misto Chieri, ad oggetto richiesta allo Stato di togliere il coprifuoco delle ore notturne e la possibilità di riapertura per le attività di somministrazione di cibi e bevande anche all'interno, sia a pranzo che a cena. Sacco, prego. Adesso auguro la buonanotte a tutti, ritiriamo questo ordine del giorno anche perché diciamo che a seguito degli ultimi sviluppi direi che in questo momento è un ordine del giorno superato e quindi lo ritiriamo, lo teniamo al caldo nel caso in cui insomma le cose dovessero cambiare. Comunque per il momento diciamo che con il nuovo decreto è superato questo ordine del giorno. Grazie e buona serata a tutti. Perfetto, allora concludiamo qui questo consiglio comunale. In realtà ci vedremo molto presto, ci vediamo giovedì in capigruppo e poi la settimana successiva per il prossimo consiglio comunale. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Buonanotte.